Scelto, buonasera, scelto, Buonasera, buonasera amici di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter, tutti, sempre tutti. buonasera a tutte le persone del palazzo, il vicinato, il macellaio, Scelto, ma che pescivendolo, c'entra? il fruttivendolo, il patataro, dice che vendi patate, Ma pesci, quello sono io, cipolle, scelto, ormai vendo di essenziali. tutto Ma io. tu li vendi all'ingrosso, C'ho quindi salutiamo i nostri un fornitori. I mini market. fruttivendoli, i pescivendoli, quelli che fanno le cipolle infornate, La ah, i buona. canili che dice che fai, che ne Sì, ormai faccio, io tutto faccio, tutto, il tutto. Ma che c'è? dog sit. Ora sta maglietta mi fa il difetto, con la luce a posto siamo. Va bene, Ah, ecco viola già forse. sei difettoso di madre Ecco natura. viola, ma mi fa un. Buonasera, buonasera, Siamo a buonasera. Lambano. Ciao New, io togli la Mi pare di maglietta. sì, a Ma che mossa. c'entro io? Scusami, se io me la metto così. Togliti un secondo dall'inquadratura. No, non lo fa lo stesso, lo posso sono Cioè, io, vediamo. infatti, no, Avvicinati. sei tu. Vabbè, tu devi. Tu a me hai rovinato sempre tutto, quindi. Figurati se non mi rovinavi anche la live. Niente, siamo a Va Lambati bene, stasera, buonasera. ragazzi. Niente ci fa, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Gaspare, ciao Eli, ciao Teresa, ciao Stefania, ciao Anna se ci sei, ciao Sorcina mia, ciao Nadia, ciao Silvana, ciao Sherman. Come da quanto tempo? Da sabato e martedì ci fu una domenica di mezzo e un lunedì. Noi lunedì siamo chiusi come i parrucchieri. Fai il parrucchiere? No, faccio quello che Oh! non può dire, cascava proprio paro, no Ma vabbè. infatti stai fallendo perché non viene nessuno perché non sei un bravo parrucchiere. No, sono Proprio tu sì, bravissimo, può fare un scelto. scapparo Bravissimo. direttamente, pare cocis, o Siamo va bene dei a soldati. Lambati stasera Chi ha fatto il così. militare sa che in caserma c'era il barbiere che si chiamava Cocis in tutte le caserme perché proprio quello ti rasava zero, tazzannava i capelli e buonanotte suonaturi. E buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Oh, più tardi vi devo dire una cosa. Buonasera, Cosa deve dire? buonasera, 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 buonasera. Niente, volevo fare un appunto a tutte le persone che si sono arrabbiate del tuo video dove dicevi che passavano sempre solo video dei Ma lasci mondiali. riparare No, prima di. devo aprire e chiudere questa parentesi anche perché li voglio ringraziare ad alcune persone. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti da Bari, buonasera a tutta la Puglia. Non andate al mare, no, a questo orario di solito no. Noi ci andiamo dopo la mezzanotte quando c'è la luna piena. Quest'orario Sì, ma si ancora possono no, fare queste perché le spiagge a domande quest'orario alle sono 10. Io affollate, vi invece dopo la amo, vi mezzanotte amo, noi andiamo al vi mare, va amo perché siete bene? particolari, certo. Buonasera, perché siamo gustosissimi? Gusto, perché tu mi hai Tra un po' assaggiato a me, mi hai Paolo assaggiato. mi porta la granita e ciccia Paolo che me ne Inviata tu. manda una anche Falla qua. buttare magari in Buonasera carico, dalla Paolo, certo. Campania, buonasera dalla Sardegna. Da Cirreale, siete il top, troppo belli, Insomma, grazie. Lambati stasera Ma tu, scelto. vabbè, ma tu ho allambato con i filtri. Non è una questione tua, è proprio una questione d'eredità, i Non ho filtri. io filtri. Io sono acqua e natura come mi ha Purtroppo è fatto una mia mamma, questione. scelto. È una Amo, questione idem, dire. fici. Sì, Questo è è una insindacabile. questione. E allora, i filtri sono una questione di eredità. Te Ah, li ci vedi poco spiegherò. abbronzati, certo, Come siamo poco, siamo allambati allampati. da Io luci. sogno un euro che pare un manucchio. Voi sembra un vo comprà. Vo Aspetta, comprà, vo che abbasso la luce, comprà, abbasso la vo luce. comprà. Avanti, ora Scelto, non vedi meglio, che siamo meglio. scelto. Guarda, guarda, Non vedi guarda, che guarda. siamo Non neuri, ti posso fare la scelto. differenza fra la cintura del pantalone Ah, e la sono troppo gamba. pantaloni. E mi abbassavo il pantalone e ti No, non si facevo può abbassare il vedere la pantalone, no, differenza. C'è un scelto. segnale di sopra, ma è una cosa. Cos'è? Ma è una cosa, boh, una cosa Appaccala la nuova. luce stasera. Quale segnale, Stefania Bella? Sì, Quale segnale? se vuoi acquistare Adesso Spotify. Nature. Che adesso è Nature?
Così siamo al naturale. Ma... No, la Betta, guarda, non si è messa la veletta ad aprile, se l'è messa adesso praticamente. Sì. Però il figlio, il pronipote della Betta vuole fatto un regalo, vuole regalato Donnarumma. Vediamo se la Betta si convince. Il calciatore? Sì, lo vuole regalato. Voglio Donnarumma. Perché è un oggetto. Sì, ma quello dice. Ma come vuole la Betta? No, il suo pronipote, il nipote di Diana. Dice: mi regala, nonna, me lo regali Donnarumma. Ragazzi, come Kira non ha capito chi è Donnarumma? Ci sembrava la pasta a rummo fatta da una donna, per spiegarcelo. È stata un po' complicata la situazione, però. Analisa, l'ho letto. Buonasera Katia, buonasera. Buonasera Katia. Comunque ragazzi, oggi mi avete Francesca, detto Francesca, buonasera. Che vendo patate, pisci, Siena gelati. Bellissima, complimenti. Certo, la Sicilia è la Sicilia, ma Siena è bellissima, con la piazza grandissima, dove c'è il Palio di Siena, che è stupendo. Il Duomo, Siena è una città meravigliosissima. Ma signora, lì vieni poco abbronzati, scelto. E va bene, niente. Caio signor scottato, scelto. Niente ci fa. E perché noi ci andiamo dopo la mezzanotte e la luna non abbronza come il sole. Avanti, buonasera a tutti. Va bene, grazie di esserci. Buonasera. Buonasera, salutiamo i nostri medici. Salutiamo gli infermieri, gli ossi, i paramedici, gli ospedali, le cliniche e le case di riposo. Salutiamo i nostri nonnini, salutiamo le suore Marceline di Roma e di Milano. Qualcuno mi ha additato dicendo: ma tu ce l'hai con le suore, perché ce l'hai con le suore? Io non ce l'ho con le suore. Ah, ora ce l'avevamo, che suore. Ma è solamente uno scherzo che noi facciamo con la signora di sotto, che in effetti si chiama Epi, in arte si chiama Clarisse, ed è una suora spogliata. Ah, è in arte Clarisse. In arte Clarisse, c'è. È una suora spogliata. Siete giallognoli. Niente, abbiamo l'interizio, è vero, una questione di bile. Ma Rossi, se metto la luce, sono le magliette stasera, niente. È una questione di bile. Io non leggo così, però va bene uguale. No, non leggo veramente. Spengo completamente. Io penso che Lucrezia abbia una casa sua, no? Cioè non è che può stabilirsi qua. E quando viene, comunque non possiamo fare sempre video. Siamo gialli. E niente, salutiamo le suore Marcelline di Roma e di Milano, salutiamo i ragazzi speciali, salutiamo le divise, salutiamo gli alpini, la guardia costiera, salutiamo Eleonora, Pina, Lupa. Per favore, l'onore Pina. Salutiamo tutti i nostri follower di YouTube, come ha detto Nunzio, di TikTok, i fedelissimi nelle live, quelle di Instagram, di Facebook, Facebook e quasi Twitter. A 10.000 ne mancano una ventina, ci vedi giallini, e tu consiglierci un elenco telefonico, le pagine gialle, ragazzi, chi noi non... siamo le pagine già conosco cani, ragazzi, chi bellissimo ancora non ci segue su Facebook, vada sulla nostra pagina Facebook, ne mancano all'incirca 20-30. Senti, io non ci vedo con queste luci, come si chiama, aforismo? Amore, come fa a non vederci che ha studiato la luce? Non lo so, non ci vedo. Aforismo, penso. Ti saluto adesso. Bloccati, che devo fare una comunicazione importante. Ragazzi, ne mancano 20 o 30 per arrivare a 10.000 sulla nostra pagina Facebook. Ciao, Annunza. Andate, per favore, mettete il segui su Facebook, che ne mancano pochi per 10.000 traguardo scelto. Zaccaria, che fine ha fatto? Zaccaria ormai è troppo allora. Impegnato con Guglielmo, scelto. Sì, no, vabbè. Come niente, no? Vabbè. No, Guglielmo. Stavo dicendo un'altra cosa, non voglio dirla perché nascono delle polemiche. Se non c'è Zaccaria, avrà i suoi impegni. Che polemica nasce su Zaccaria? Niente, vabbè. C'è una polemica su Zaccaria, scelto. Ragazzi, prima di alzarmi un attimino e lasciare la parola a Nunzio, volevo dire quello che stavo dicendo poco fa. Non mi interrompere, per favore. Ah, io così grazie. Non ok, grazie. Allora, domenica scorsa c'è stata l'ultima partita dei mondiali. Come sappiamo tutti, l'Italia ha vinto e siamo tutti felici. Lunedì, ieri, Nunzio fa un video dove scherzosamente, ironicamente, dice, sfogliando i video di TikTok... ogni video ce ne sono. No, ma era vero. Non mi interrompere. Ma dico era vero. Sì, no? Ma era ironicamente, c'erano solamente video
dove si parlava della partita, ma non della partita come partita, ma video che sono stati fatti per strada perché l'euforia ha fatto scendere tutti per strada, fuochi d'artificio, che ci sta tutto, ci sta tutto, ci sta tutto. Siamo stati massacrati maledettamente di questa cosa. Ci siamo difesi in quanto la partita è bella, noi l'abbiamo vista a casa, siamo italiani e siamo orgogliosi che un pallone, è morto un ragazzo di 19 anni quella sera, siamo orgogliosi che un pallone possa fare rinascere l'Italia dopo un anno di Covid, dopo questa pandemia che ha distrutto psicologicamente, fisicamente, mentalmente tutti, ma ci ha portato via anche delle persone. Quindi molti ci hanno detto: ma no, l'euforia, bisognava uscire dopo un anno e mezzo, che ben venga. Noi la partita l'abbiamo vista a casa, dopodiché ci siamo affacciati al balcone. Tutti ci hanno massacrato perché no, bisognava uscire, bisognava fare assembramenti, abbracci, cose dell'altro mondo. Ok, queste cose si sono sempre fatte perché comunque l'entusiasmo dei tifosi, dell'italiano, di tutto quello che volete. Io so solamente che da ieri al televisore fino a stasera comunicano che la curva dei contagiati Covid sta risalendo di nuovo e probabilmente buona percentuale è data dal fatto che tutti dopo questa benedetta partita in tutta Italia sono stati tutti fuori e hanno fatto assembramento senza pensare che l'abbraccio non si doveva fare, senza pensare che la mascherina si doveva mettere, senza pensare tante e tante cose. Infatti sicuramente la Sicilia specialmente e l'altra regione, no, non mi ricordo, e altre due andranno in zona gialla, perché comunque la curva è risalita subito dopo domenica sera, fra lunedì e oggi. E stasera il telegiornale è stato veramente molto molto incisivo. E poi vengono a rompere le palle a me quando abbiamo fatto... Sono quattro le regioni. Quando abbiamo fatto il video con Stefania Paratore, che lei era seduta nel suo negozio da sola senza mascherina e lui l'ha abbracciata. Sicilia, Marche, Abruzzo e Campania. Sono venuti a rompere le palle a noi perché lui ha abbracciato la Paratore. Dai, ste parole, ma che gli sto dicendo? Dai. Non c'è, non si può parlare più qua, ma vai, continua il discorso. No, no, io ho finito. Ho finito, niente, volevo dire questo, però, siccome siamo stati aggrediti, ci hanno un po' massacrati, perché era giusto che si usciva, campioni d'Europa, voi non capite nulla. Certo, Francesca, di chi è la colpa? La gente a casa. Di chi è la colpa? Migliaia di persone ammassate, di chi è la colpa? La gente a casa. Tu pensi che il virus dopo la partita si è scordato di esistere, si è scordato di infettare? Di chi è la colpa? Infatti in Francia... Ho usato il cervello prima di scrivere. In Francia... Non ci sarà, bisogna avere la Green Pass adesso, e giustamente i proprietari delle discoteche si sono lamentate. Noi le discoteche ce le abbiamo chiuse, ma quello che c'era per strada, ma noi con le discoteche ci campiamo famiglie, non campiamo solamente noi proprietari di discoteche, ma tutto l'entourage che lavora nelle discoteche. Ed è veramente offensivo per loro aver visto tutto questo per strada. Quindi non lo so se il suo è stato un'ironia a dire oggi si vedono solo questi video, ma era un modo di dire, non si stava accusando nessuno, ma era un modo di esprimere un pensiero. D'altronde in Italia c'è libertà di pensiero, parola, di scrittura, tranquillamente. Però fino a stasera al telegiornale hanno detto che la curva sta salendo, perché tutti abbracciati, tutti felici, tutti respiriamo vicini, mascherina niente, assembramenti, felicità, al di là che poi siamo stati anche massacrati, perché giustamente noi ci andiamo a mangiare un gelato e una pizza e c'è la fame nel mondo. No, andiamo da Stefania Paratore e tu l'abbracci, tu con la mascherina messa, l'abbracci. Stefania non ce l'aveva, ma veniamo massacrati perché lui l'abbraccia. Invece già erano... tutti nudi, buttati uno sull'altro, certo. No, no, c'è sempre stata, ma quello della partita è scesa tutto troppa normale. Gente per strada, tantissima gente nei paesini, nelle strade, nelle città, nelle grandi città.
fuochi d'artificio, però giustamente lì bisogna festeggiare due calci ad un pallone. Invece se Armando e Nunzio, tanta gente con le dovute cautele si va a mangiare una pizza o un gelato, c'è la fame nel mondo. Certo. Ragazzi, ma le contraddizioni, ma veramente, cioè parliamo, tutti dovremmo parlare con cognizione di causa, con rispetto della propria salute e della salute degli altri. Finché io non ho rispetto della mia salute e da solo faccio qualcosa bene, ma quando io non ho rispetto della mia salute e non ho rispetto della salute degli altri, non lo so se ho il diritto poi di replicare. Ma Solo poi questo ragazzi volevo ne vogliamo dire. parlare invece qui su TikTok Mi salutate, vi prego, salutiamola che perché l'ho sono scritto tutti tante volte. medici, Anastasia, ormai stiamo un po' sono parlando. diventati E poi tutti ti medici, salutavo. infettivologi. Non lo Cioè so. adesso il Covid, stamattina mi è passato un video che era una criminale questa, perché diceva il Covid non è un virus, No, no, questo non non a esiste. settembre. Non a settembre chiuderemo tutto. Molto prima, ad agosto. Stamattina mi è passato un video dove una diceva il Covid non è un virus, il Covid non esiste, abbiamo all'interno del corpo milioni di coronavirus, ma su che base scientifica si dicono certe cose? Cioè, ma io vorrei morire in quell'istante in cui li sento. Cioè, Novax puri, proprio puri, io cerco di trovare giustificazione per non farsi il vaccino, ma... Cavolo, non te lo fare sto vaccino benedetto, ma non riempire la testa alle persone di baggianate inutili fuori dal mondo e fuori da qualsiasi logica. Carusi, proprio, cioè ci vuole un poco di testa. Cioè, sti cristiani hanno perso la testa, queste persone hanno perso la testa completamente. Ma tu credi ai virologi che parlano in TV? No, io non credo ai virologi che parlano in TV. Io leggo, che è diverso. Su fonti scientifiche, che è diverso. E le persone che dicono che il coronavirus non esiste, sicuramente non hanno letto le mie stesse fonti scientifiche. Sicuro. Perché purtroppo, allora, io il vaccino l'ho fatto, domani a proposito farò la seconda dose, scelto, e ho deciso di farlo. Ma non... Non sono sempre qui a dire no, fatelo perché questi sono i benefici, e fatelo per come, e fatelo qua. Ma chi non lo vuole fare, chi cavolo gliela dà l'autorizzazione di sparare tutte quelle cavolate una presso l'altra, che ci possono essere persone suscettibili, persone influenzabili, persone che credono all'asino che vola e spingono persone a non vaccinarsi pur volendo? Cioè io non lo so, io a questa l'ho anche segnalata, ve lo dico, non vi dico ora chi è, ma questa è una criminale sulle cose che ha detto, proprio una criminale. È bello che poi a me mi bloccano per bullismo, a me mi bloccano per bullismo e molestia, è una del genere che sparava tutte quelle cavolate una dietro l'altra e sotto i commenti, tutti che gli davano ragione, no vabbè, proprio voleva morire io stamattina. Mia miss, bravo Gaspare, esatto, bravo, vedi che ci sei arrivato? Una pazza proprio, allora hanno uscito in poco tutta questa, va. Nunzio, c'è un video di medici contro il vaccino, anche i medici sono persone, Nadia, c'è chi sarà, sono pro, c'è chi sono contro, ovvio. Però se a me mi si dice il Covid non esiste, che ancora noi chiamiamo AIDS, quella ha gli strascichi dopo 8 mesi di Covid, quella ancora non respira bene, gli cadono i capelli e via dicendo, perché lascia degli strascichi assurdi quando ti becca in forma grave, mi vengono a dire il Covid non esiste? No, no caro mio, no cara mia, perché quella donna, AIDS, c'era piena di salute prima di sto bastardo virus, quindi non mi si venga a dire il virus non esiste, assolutamente. Io ho perso mio marito a 60 anni, nessuna patologia. Confondono, esatto, Nadia, confondono. Cioè, se io sono pro vaccino, non mi metto qua tutti i giorni a fare propaganda per i vaccini. Posso dire io l'ho fatto, posso dire che sintomi ho io dopo il vaccino, posso far vedere
sul mio corpo cosa è successo dopo il vaccino, punto. Ma chi invece non lo vuole fare, fa una propaganda di notizie false, assurde, fuori dal mondo. E questa è una cosa scandalosa proprio. Ciao Simona. È morta mia madre col Covid, giusto? Il Covid esiste, bisogna usare tutte le precauzioni anche se siamo vaccinati. Io sono pro al vaccino, lo solo aspettare e farlo problemi di salute. Buonasera Giovanni. Ma ragazzi, qui ci possono essere persone che mi dicono: Nunzio, io il vaccino non lo farò mai perché ho paura, perché non ci credo al vaccino. No, non ci credo al Covid, perché non ci credo al Covid è una cosa, non ci credo al vaccino è un'altra cosa. E sono rispettabili. Se uno di voi mi dice: Nunzio, io il vaccino non lo farò mai perché ho paura, Nunzio, io il vaccino non lo farò mai perché non credo che sia questo un vaccino. Siamo perfettamente d'accordo, nessuno dice nulla. Ma se tu mi vieni a dire il Covid non esiste, il Covid non è un virus, siamo pieni di coronavirus, cioè tu sei proprio fuori. Poi il tampone non è legale, il tampone non può accettare la presenza del coronavirus, cioè, ma questa è una pazza, questa proprio pazza totale. Scusate se dico così, ma sono infervorato. Stamattina non ci fece un duetto perché non ce le aveva attivati. Ma se ci faceva un duetto, Richidino, vabbè. Io al Covid ci credo e so che c'è. Io al momento l'ho ancora fatto, ma non mi metto a fare i video. Brava, Katia, esatto. Anzi, l'altro giorno, Katia, ci siamo visti noi. E Katia mi ha detto: ragazzi, io ancora non mi sento pronta per il vaccino. Per adesso temporeggerò, non lo farò. Ma Katia non si mette tutti i giorni qua su TikTok a fare propaganda ai Novax. Anche se Katia non lo farà mai, perché dice: io ho paura, non lo farò mai. Ma non la vedete mai qua a dire, a fare propaganda per non farlo fare alle altre persone? Penso io. E Katia, da quello che ha scritto, me lo sta confermando. No, Katia dice: io non l'ho fatto ancora il vaccino, ma non mi metto qua a dire le cavolate che girano. Poi stanno spuntando tutti i morti con i vaccini, tutti, anche se ne muore uno su un milione, causa possibilmente legata al vaccino, ovviamente noi prendiamo quello che è morto, ma l'altro milione che sta benissimo non lo facciamo vedere, scelto, facciamo vedere solo chi duca mori, c'è, ovvio. Allora come si fa il terrorismo psicologico sulle persone così? Non lo so se si chiama Calabro, penso di sì, non te lo so dire, non te lo so dire. So che c'è un bellissimo atelier di abiti da sposa a cani cattivi. Giorno 21 ho fatto la seconda dose. Beh, anche io non ero psicologicamente pronta a farlo questo vaccino. Ma non dicevo non lo fate o non lo farò mai. Ma ci mancherebbe. Assolutissimamente, perché ognuno di noi deve decidere quando è il momento giusto. Ciao Imma, poi è arrivato il momento giusto e ho fatto la prima dose. Giorno 21 farò la seconda. Io domani. Lui ce l'ha domani la seconda. Se non mi vedrete nei prossimi giorni vuol dire che sono allettato con i dolori, la febbre, eccetera. Ciao da Torino, in questo atelier lavora mio padre. Aspetta che mi ha scritto Gilli: carissimo Nunzio, bisogna evitare di fare discriminazione nei confronti dei non vaccinati. Ma chi fa discriminazioni ai non vaccinati? Qua è il contrario, i non vaccinati discriminano i vaccinati. Ciao Gilli, cara Gilli, lo sai che stavo pensando a te e arrivi tu con le tue domande sempre bellissime, ma mai che scrivi: ciao ragazzi, ci sono anch'io. Perché? Gilli, dopo mi devi togliere una curiosità a me. Perché non mi scrivi mai ciao, scelto, ci sono anch'io? Dopo me la devi togliere a me una curiosità. Nunzio, io l'ho preso il Covid, credimi, sono stata malissimo, estinte veramente. Ma io ci credo, Annarita, ma ci credo. Ci credo che sei stata male. Oggi Nunzio mi ha risposto con un video. Matti, chi mi scrivi? Cavino patate, cavino visci. No, non me lo ricordo, qualcosa del genere. Ciao, ci sono anch'io, Laubiba. Ciao, Laubiba. Sono felice di vedervi. Nunzio, ti dicevo che io ho fatto la prima dose, dovrei fare...
Ciao Mariangela. È fatto, certo che va bene, possibilmente non starai male con la seconda dose. Ma dov'è, certo, la mia Agata Prezzavento? Sento di gente che vorrebbe vietare qualunque cosa ai non vaccinati. Ragazzi, amari estremi rimedi. Così sì, si dice. Chi non si vaccina senza criteri, delle non limitazioni, può entrare nei locali pubblici, non può fare tante e queste cose. Limitazioni sono proprio per loro, perché io vaccinato non rischio, però siccome posso trasmettere il virus, ma io sono famoso, ma mica Marmando come siccome te, siccome posso trasmettere il virus io da vaccinato immune, tra virgolette immune, asintomatico, ti senti male? Quindi se andiamo al ristorante io e un non vaccinato e io sono portatore sano del virus e lo ciao, saluti da Siracusa, lo trasmetto al non vaccinato, il non vaccinato rischia, quindi il non vaccinato deve avere purtroppo delle limitazioni, ma per la sua salute. Quindi non diciamo le frasi a metà. Perché Sole Luna ha scritto una preghiera per me? Sole Luna, che hai che scrivi una preghiera per me? Stai male? Spero proprio di no. Grazie, grazie. Siracusa anche qui. Molti di Siracusa, ma siete da tutte le regioni. Siracusa sono, certo. Ma dov'è l'amico Giovanni e sua moglie? Che devo ringraziarli in diretta. Ma non lo so, proprio stasera non ci sono. Dove ma manco siete? Su Instagram mi ha risposto. Terapia, ragazzi, come gestite la vostra differenza d'età? Chi crede di più? Tranquilla, saluto. Tranquilla. Dino, non la gestiamo perché non la sentiamo fondamentalmente la differenza d'età. Ma perché la differenza mi d'età? Mi sono cadute le braccia a sentire queste sciocchezze. Elga, quale sciocchezze? Quale? Perché si gestisce l'età? No, non si può. No, si gestiscono altre cose. Io gestisco un negozio. Non scrivo che entro perché si visualizza l'entrata. Allora, Gilli, qua non è una live con 10 persone. Io non posso visualizzare tutte le 176 persone che entrano. Primo. Seconda cosa, anche se si visualizza l'entrata, a casa mia quando si arriva si saluta. Buonasera ragazzi, come state? Ciao, tutto Livorno. Bene? Cosa avete fatto oggi? E poi si comincia con le domande, penso io, io almeno io agisco così a casa mia. Poi tu vado a casa come scelto, con ognuno. Io vi seguo dall'estero. Dall'estero dove? Da dove? Un abbraccio da Catanzaro. Catanzaro in Calabria. Calabria, Nunzio, ritornando a prima, tu sei... Bellissimo, sì. Tu non servono. Grazie, ma lui non ha i filtri. Lui stava sì, parlando. No, cioè, no. Ciao ragazzi, eredità, avendo le varici rischiare una trombosi, quindi non lo faccio. Graziella, tranquillo, non ma lo certo, fai, tranquillo. Ma ci deve essere una motivazione. Certo, ma meno che una motivazione valida. Cioè, io soffro di varici, mi scando per trombosi. Certo. Io vi saluto sempre, ma non mi vedete mai. Liliana Campagna. Ciao Pinsi Mommy. Ciao, ciao. Siete gemelli? Certo. Sì, gemelli perfetti. Ok, spesso parlate quando entro. Se disturbo posso uscire. No, mi non disturbi. No, Gilli, no. Me la togli invece una curiosità a me. Perché io non ti leggo mai o non ti vedo mai sotto un video? Perché non arriva mai un like da parte tua? Però per le live ragazzi, sei sempre pronta. Piove molto. Ma la spieghi sta dove cosa? Sei? Ma la spieghi sta cosa? Certo, spiegammilla. Non che sei obbligato a mettere like o commentare. Però siccome sei una assidua delle nostre live, faccio un video, se lo guarderà. Gli piacerà un video ogni tanto. Lo ciao, commenterà. Ciao, Mirella Cimino. Che è? Non lo so, qualcosa è successo, niente, vabbè, sono fulminate le luci, dai. Ciao da Rieti. Aspetta, amore, che sembri? Vabbè, qualunque cosa sembro io. Aspetta, accendiamo l'altro allora. Accendiamo l'altra. Ok, se il no, su cosa? Può stare a così. Certe cose di Anna fanno schifo. Niente, va bene, come non detto, io le metto sempre ma mi vedete mai dalla Sicilia. Sempre felici. Dove siamo? Siamo in Sicilia, in cucina. Sono gli invidiosi e vabbè, che possiamo fare? Ragazzi, ho salutato, potete chiedere a Teresa, voi parlavate e non avete letto. Teresa, dimmi cosa ha detto. Ciao da San Giovanni del Lago di Garda, no.
La Sicilia è bella, sì, molto molto bella. Io il terzo vaccino non lo faccio, vabbè, ognuno Telefono ripreso a caricare. decide, no? Buonasera, terremoto. Ho tutto un figlio, ma non ho un compagno. Come si deve? Non ho capito. Ciao da Cremona, Armando stasera sei bellissimo, io ho salutato. Grazie, ma io ti avevo salutato prima, Silvana, ti avevo salutato prima. Non lo Sole so. Luna, ospite assente, mi dice, in che senso? Saluti da Roma, ciao Antonio Fichiera, ciao. Per abitudine non commento mai nessun video, seguo le live perché mi piace interagire dal vivo, ti ha risposto. Ciao Armando, ciao a Siracusa. Bah. Non lo so se mi puzza sta cosa. Ciao Bidazzi da Ostia, ciao da Avola. E allora devi andarti a mangiare la granita al Bar 900, ciao dalla Calabria. Le fettine erano veramente buone. Saluti da Guidonia Montecelio. Oh, addirittura da Guidonia, Marco Passamonte. Ciao a Guidonia, vicino Roma. Ciao dalla Svizzera. Siete mai state ad Agrigento così? E Connessione. quindi. Ora non ci fa salvare la live. Ah, ora sta. Ok, ci sta di Ok. nuovo. Sì, si blocca, ci siamo bloccati, non lo so, vabbè, che possiamo fare qua? Ospite assente, eccoci. Se, ancora sono bloccato? Adesso sono bloccato, no, comunque capisco che non sono ospite gradita, anche se davvero non capisco cosa abbia fatto di male. Perché te la stai prendendo così tanto, Gilli? Era una domanda come tante altre, una curiosità, no? Armando, leggi Anna Smarra. Sì, Anna, se mi riscrivi. Grazie, terremoto. Anna, se mi riscrivi perché non ti avevo letto prima. Ciao, Annalisa. Anna, sono arrabbiato con te. No, ti ho salutato all'inizio, assolutissimamente. Ma tu lo sai che quando parlo io difficilmente sento un po' di irritazione da parte di Nunzio, non me la sono presa. No, ti ha fatto semplicemente una domanda perché si era incuriosito, dice, ma una follower che c'è sempre, no Anna, non ti devi scusare, ma una follower che c'è sempre, come mai non la vedo mai in un nostro video che interagisce? Sai, queste cose comunque alla fine fanno piacere, no? Era solamente una curiosità, quindi assolutissimamente. Io guardo invece sempre i vostri video, sono troppo divertenti. Buonasera, come state? Vi saluto dalla provincia di Arezzo, Toscana. Ciao Marilu Marzuoli. Armando Tebesto, addirittura, e tuo marito sta cercando di sistemare quella situazione. Anna Smara, no, stasera non l'abbiamo mangiata ancora la mozzarella, penso che lo faremo domani. Domani, perché già stasera ci eravamo organizzati. Bravo, vedi? È un te. Vedete che l'avete indovinato quando avete scritto fa il tecnico. Lui fa il tecnico delle luci. Eccoci qua. Guarda questo intelligentone, Frank 71. Ciao, ti piacciono i maschi? No, tua sorella gli No, piace. i maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro. Ma per fortuna, Gianna Nannini ti piacciono No, Gianna Nannini. i maschi innamorati come me, i maschi innamorati come te. Dalle vetrine dentro un bistrò non vi piacciono.
I patati vinniu tutti pari. I tutti, tutti, tutti. Grazie, 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 grazie. Eravate a tavola al 900, vi volevo salutare ma mi sono vergognata. Come ti sei vergognata? Quanta gente! Ma tanta gente vuole che gli diciamo quando andiamo al 900 e tu che ci sei non mi saluti. E organizziamola sta serata di karaoke, avanti, avanti. E poi cantiamo le belle canzoni di Mina, ci ricordiamo la Raffa Nazionale, cantiamo le belle canzoni di chi? A karaoke chi canta di solito? Chi va? Chi capita, no? Viadotto? I viadotti va bene, va bene, va bene. Li devi... Certo che ci devi abbracciare la prossima volta, come ci vedi e ti vergogni, tutti ci vorrebbero incontrare. Dove siamo mo? Mo siamo nel divano del salotto. E avanti, ti adotto, ho sempre desiderato un amico come te, sei una persona stupenda. Grazie terremoto. Paolo è arrivato con la granita, quindi tu per ora stacchi, te la vai a mangiare, ma te l'ha portata la brioche, cosa ti ha portato? La brioche con il tuppo, la brioche con le granelle, il maritozzo. Come, ma perché non ci incontri? Dove? Di dove sei? Di Catania? Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei che non ci incontri mai? Granita, stop e basta. Armando, prima devi adottare me. Va bene, Milanadia, va bene. Io vi adotto tutti, vi adotto tutti. Ah, guardi e mangi. Che gusto è Eli la granita? Divano rosso come da Costanzo. Ma vi ricordate le prime puntate di Costanzo quando era a sipario chiuso e c'era il pianoforte bianco con il pianista con lo smoking bianco che suonava? Ma proprio parliamo di 40 anni fa, non è che stiamo parlando di ieri. Anch'io sono di Catania ma non vi vedo mai, perché noi usciamo difficilmente, difficilmente andiamo a Catania. Pistacchio di Bronte, intenditrice, intenditrice. Annalisa, certo che mi puoi fare una domanda, qualunque domanda la puoi fare tranquillamente. Sì, il pianista è morto, certo, certo, certo. Ma c'è anche la panna, Elisa, c'è anche la panna? Allora, vediamo che mi sta arrivando la domanda. Buonasera, un abbraccio, ci salutate. In particolare mia figlia Clara che vi adora. Ciao Clara, ciao Giusy. E ad Aci Castello ci venite? Sì, certo. Armando, felicità, felicità. E un bicchiere di vino, la felicità, felicità. Non ti piace la panna? Nunzio sa cucinare, io c'ho proprio l'hobby della cucina. Nunzio cucina perché comunque sa cucinare. Ragazzi, vi devo lasciare il bisuto, è arrivato mio figlio Claudio con la pizza. Ciao Gaspare, buona pizza. Tu Gaspare, la pizza o te la fai portare prima o te la fai portare dopo, no? Durante la live, perché non vuoi stare in live con noi tutto il tempo? No, quello era della corrida, non era il maestro prega Dio? La carne erano sgaloppine, no, no, la carne era filetto, filetto fatto col prezzemolo, l'aglio, l'origano, olio e limone. Ma ti capita di pensarmi ogni tanto? Mamma mia, quando vi posso amare, io vi penso sempre. Anna, non ci crederai, ma non è una sviolinata. Io, sapete che vi penso spesso, il giorno che non facciamo le live, tipo ieri, noi con Nunzio parliamo sempre di voi, ma per un motivo o per un altro. Per esempio, al mare l'altro giorno abbiamo incontrato una nostra follower che abita nello stesso tuo paese, quindi parlando abbiamo associato te, parliamo di Nadia, parliamo di Anna, parliamo di Silvana, parliamo di Katia, parliamo. Questi sono, voi mi dite, ma perché ripetete sempre gli stessi nomi? Perché queste sono le persone che hanno iniziato con noi il nostro percorso. Però devo dire che vi pensiamo sempre.
Ma certo, sole e luna che ti devo fare gli auguri. Quindi noi veramente, veramente, quando vai a Mare a Gallina, purtroppo questa settimana non ci possiamo andare perché domani Nunzio fa la seconda dose di vaccino e non so come si sentirà. Quando pensi all'arboriello, cosa? Meglio che non te lo dico, meglio che non te lo dico, Annalisa. Poi, fra le altre cose, io sabato faccio il compleanno e quindi non andiamo con la speranza che Nunzio sta bene. Usciamo e basta. Poi, la prossima settimana lo faccio io la seconda dose di vaccino mercoledì. Quindi, ognuno di noi siamo diversi. Anche no, la tua richiesta, Simona. E quindi tu ci segui da ottobre, ma con te abbiamo interagito anche, diciamo, con dei messaggi che ci hanno dato i personali. Pertanto, gnu bimbe moia, gnu bimbe moia, gnu bimbe moia, non me lo posso scordare, ho iniziato a chiamarti così. Pertanto, queste 2 settimane non sappiamo se possiamo andare al mare. Addirittura non sappiamo manco se sabato si può festeggiare il mio compleanno. Quindi tutto dipende. Ma Mister Scetto sta tornando tu da novembre. E comunque è vero, tipo domani noi parleremo. Penso, guardi i vostri video e sono felice, penso almeno li vedo. Grazie Annalisa, ma comunque noi siamo vicini. Ah, sicuramente, ma c'ha Simona, c'ha anche un profilo suo personale, eh? Puoi interagire tranquillamente. Se usciamo non faremo la live, però probabilmente non sarà una live di 2 ore, sarà una live di un quarto d'ora, mezz'ora, che poi vediamo un attimino come potervelo comunicare. Ma perché voglio farti gli auguri, voglio farti gli auguri. Quindi non sarà una live di 2 ore perché saremo fuori. Però sì, l'aprirò perché voglio fare gli auguri da voi. Sta bistagni i patati pidumani. È nata mia figlia Emma Vittoria. Auguri ad Emma Vittoria, ben trovata in questa vita. Io da un po' che vi seguo, ma mi piacete tanto. Grazie Patrizia. Grazie, grazie, grazie. Ne approfitto per dirvi una cosa. Vi ricordate che qualche settimana fa vi ho detto che c'era una mia amica, Lucia, che doveva subire un intervento al seno e che tutto era andato bene e vi aveva chiesto di pregare per lei. È andato tutto bene, come vi ho detto, ci siamo sentiti, eccetera, eccetera. Oggi mi ha scritto che purtroppo dalle analisi, dalle cose che ha fatto dopo l'intervento, stamattina ne ha subito un altro che andava a completare la parte ascellare. Stasera mi ha riscritto, mi ha detto che anche questo intervento è andato bene, quindi se vogliamo una preghiera per lei. Non mi dispiacerebbe, vi ringrazio anticipatamente. Un'altra cosa che vi volevo dire, domenica su Facebook, girando insomma nella pagina, ho visto delle foto di un'altra mia amica che non vedo da tantissimi anni perché vive in Campania, una persona meravigliosa, una persona come ce ne sono poche, che festeggiava insieme alla sua famiglia il suo compleanno, ma l'ho vista strana, l'ho vista con un foulard in testa e lei non porta foulard. Gli ho scritto immediatamente e mi ha detto che dal 3 agosto dell'anno scorso ha cominciato un processo anche lei al seno, è stata operata ad Avellino, ha fatto della chemio fortissima, gli sono caduti tutti i capelli, non mi aveva detto nulla e a Natale mi ha scritto gli auguri come se niente fosse successo. Adesso è a casa, sta meglio, ma ancora deve fare chemio, sta, diciamo, bene per il periodo che ha passato.
e si chiama Maria. Quindi se vogliamo dare una preghiera anche per Maria, io vi ringrazio, una donna speciale, una donna che ha due figli, che ha un marito che purtroppo già ha subito questo intervento perché ha avuto un tumore tutta la mascella e sono veramente dei grandi dispiaceri. Lei è una grande donna perché da sola è andata a fare i lavori più umili perché aveva i figli piccoli quando il marito gli hanno esportato tutta una parte della mascella. È stata una mia grande amica, anche una mia collaboratrice, vi dico questo, e insieme in quel periodo l'ho aiutata veramente a superare tante difficoltà. Siamo rimasti molto legati, per questo a Natale mi ha mandato gli auguri senza dirmi niente, ma io l'ho scoperto tramite Facebook, perché lei nonostante tutto ci scrivevamo non mi diceva nulla. Oggi sta continuando a fare la chemica, poi gli stanno ricrescendo, però una preghiera sia per Maria che per Lucia. Lui è tornato, mi ha detto se è andato a sistemare le patate per Anche il domani. pesce, certo. Certo, tutte Non è che, belle nei certo. casciolelle di Non è che io vendo polistirolo, solo con un patate. Nel frattempo ho ghiaccio, mescolato il certo. gelato, C'è quante certo. cose, quante... Non è Noi che siamo... sistemai la presa, palus, certo. Certo. Tutto fare io sogno. Certo, bentornato. Ciao Nunzio, cuore bello, Daniela Ciao, San bella. Filippo lo farò. Ciao, ciao Grazie. terremoto. Ciao, terremoto. Quindi, nelle nostre preghiere, se non ci viene così Sì, lo difficoltoso, non ce lo dimentichiamo. Un saluto da Agata e Antonio della Lavanderia. so. Ciao Agate Ah, dove portiamo i cappotti a smacchiare Antonio. i nostri Certo, ogni volta mi piumoni, eh? Dove cappotti. portiamo i Certo. cappotti, Ma perché ho il portiamo i cappotto io? pantaloni, chi ne sa, un chissà, come si chiama? Un cariacarni. Non l'hai un cariacarni, pommello? Ugaliacanni. Carria. Sì, Carriacanni. Ah. un cariacarni Può essere che ce pommello. l'ho, certo. Avanti, formula comunicata cattolica per le chiacchiere. Grazie Sole Luna, ti Un nimitoccolo ringrazio. sono io, certo. Un Vi nimitoccolo toc, ringrazio ragazzi. certo. Casono. Sono due donne veramente che io ho conosciuto. Lucia la conosco, ma l'ho conosciuta in un periodo positivo, diciamo, no? Ma è una grande donna. Con Maria l'ho conosciuta in un periodo dove veramente aveva due figli piccoli, si è trovato un marito con un tumore in viso che non ha lavorato più, è andata a fare le cose più umili di questo mondo con grande dignità, grande decoro, grande rispetto, io l'ho sempre ammirata tanto e siamo diventati, diciamo, molto amici, è stata una mia collaboratrice, anche se non avevo di bisogno, ma ho cercato un attimino di sostenerla in quel periodo e quindi è rimasta questa bellissima amicizia, fra l'altro il figlio si chiama Armando come me. E quindi già ho detto tutto. Vi lascio con questo signore che, come dice la mia amica Paola, che ancora stasera non l'ho vista, Armanda, anche di me è parlata. Io sono una grande rompiscatola, ma vi voglio bene tanto. Anna, tu non sei una rompiscatola e noi di te parliamo pure, ci mancherebbe. Parliamo Nelle giornate chiaro. in cui noi non facciamo le live, ci hanno chiesto, Quando noi oggi non facciamo un handy, parliamo di parliamo di tutti Anna voi, no, di Sbarra, tutti, me l'ha chiesto. certo. La Sherman, tutti, tutti, anche la Certo. Prezzavento. Buonasera, qual buon vento la Prezzavento. Perché hai fatto la SMR? Già ho comunicato alla comunità, che cosa? Grazie di pregare per Ah. Maria e per Lucia. Anche Lo di so, te, di te, di Silvana. te, il triangolo no, non l'avevo considerato. D'accordo ci Fare proverò, la il geometria non è un reato. Garantisco per lui, per quest'amore un porticolato. Wow! Avanti, sulle note di Tiziano Di Tiziano Ferro, Renato Ferro, Zero, Sinnio, Cesare scelto. Sulle note di Renato Zero, Sinnio, scelto. Io nel frattempo, che ho fatto? Qua non lo so chi si piccia ha preso, filo, non lo so, io abissai ha preso. Poi me ne sono andato di là, mentre fumavo la sigaretta, ma abissai più domani, pisci, patate, scelto.
E poi ho mescolato anche il gelato perché il cioccolato ha Ah, bisogno vedi che ci sono le cassette di pomodoro anche domani. La gente le ha richieste per fare la di... sassa. Magari pomodoro e vini E domani romani. tutti i weekend si fanno la sassa in boutique. No, vabbè, ciao, ciao. Tra pesci, patate, pomodori, scelto, tutti i costi. Comunque venite in mia a cattare, scelto, perché io ho solo merce buona e fresca, scelto. Cucini tu domani, ma scelto, fra una vendita e l'altra posso anche cucinare, scelto. Poi mi farò vaccino, pestica moro, o conte non vuole corico, pestica moro, scelto. Non si sa, ti fa lavorare troppo Armando, eh. Nunzio, Arturo è a cena fuori, si pigliava uscì, dico, tu esci mai con i tuoi amici? Non esco mai io. Chi è sto Arturo a cena fuori con gli amici? Che è? Che è sta novità? Dammi un numero di Arturo dopo che ci parlo io. Cioè, che è sta novità? Mi lasci l'apparatore a casa. Cosa sono sti amici? Potti da apparatore, vada. Potti dire. Ciao raga, siete favolosi, ciao. Bambina nostra, sei arrivata, io mi hai bissato a nicchie pisci, patate, più domani, perché qua mi hanno detto di tutti i colori, che vendo pesce, patate, e quindi... Poi mi hanno detto che sono elettricista, e chi ha detto che sono elettricista, se vedeva questa parte che io ho sistemato la presa, dice, mamma mia, l'ho indovinato, elettricista, è scelto. Che dite che siamo campioni d'Europa, siete contenti? Sì, siamo contenti. Sei contentissimi, siamo, certo. Non se non maltrattarmi, io ti amo di bene. No, cudi macciotta, no, Anna, no, certo. Barcollo, ma non mollo, sono contentissima per te. Cosa, Barcolli, ma non molli? Teresina nostra bella, certo. Cosa, Barcolli, ma non molli? Ma che è, Gilli, signio? Dopo le mie domande, Giussi, a te cercavo. Bella, grazie pita mozzarella enorme, scelto, sono due, tre, gnichi, no saccio, i caciocavalli, scelto, grazie Gioia, ti ho fatto il video. Se poi ci dici a quel bricconcello di tuo marito, che io ho registrato su WhatsApp per ringraziarvi, ci dici magari se vuoi scudare un messaggio in WhatsApp, scudi, scelto, perché io vi ho registrato io il conte per ringraziarvi. Ma che ci abbiamo, la panineria che ci ha invitati? Sono qui, seguo ed evito di disturbarti. Gilli, può scrivere? Ma che ti cangia sta foto, Gilli? Che bella, perché ti sei messa una foto da spagnola? Sera, bello. Ciao, Ryan Spirit. Vi seguo da Monaco, dei Baviera. Scelto, siete, grazie. Comunque, io mi chiamo Silvia. Oh, so il nome di Prinzi Mommy. Ti è piaciuto, ma io non sono sposata. Come non sei sposata? Giovanni Buccarella non è tuo marito? Io l'ho mandata. E non è tuo marito, Giovanni Buccarella, ho fatto una gaffa. Sì, signore, ho fatto una gaffa. Giussi Cipullo 2. Ah, non sei la moglie di Gianni Buccarella? Ho fatto una gaffa, scusami. Cioè, no, vabbè, che combinavo, no, vabbè, convinto che tu eri la moglie di Buccarella nostro. Perciò ho combinato un manicomio. Cioè, oggi ci registrai su Instagram a Giovanni che ora glielo vado a cancellare. A questo punto, poi ho scritto: no, ma io l'ho mandato. Ho capito che l'hai mandata tu, ma tu non c'entri niente con Giovanni Buccarella. Ho capito che l'hai mandata tu. No, vabbè, ma chi combinai? No, vabbè, ora ci ho registrato a Giovanni. Ora devo andare a cancellare. Aspetta, vediamo se ho portato il telefono qua. Vediamo se Giovanni. No, aspetta un attimo che ci vado a cancellare il commento a Giovanni. No, vabbè, che come. Bello che ho scritto nel video: grazie Giussi, grazie Giovanni, moglie di Giovanni. No, vabbè, scusami allora. Io ho ringraziato una Giussi perché mi ricordavo, tu me l'avevi scritto nella live. Ma io convinto che era moglie di Giovanni Buccarella tu. Ma scusa, la moglie di Giovanni Buccarella. Non... Io non sono scusato, ma la moglie di Giovanni Buccarella si chiama sempre Giussi o no? Ma che combinai, mamma mia. Siete tanti, ma poi tu un biglietto ci potevi scrivere però. La moglie di Giovanni lo ha lasciato.
Vi è piaciuto? Certo che ci è piaciuto, cuore. Ancora non l'abbiamo mangiato, però. Aspetta un minuto, cavaiuni Giovanni, no, chi combinai? Infatti, manco mi ha risposto. Vabbè, ho annullato l'invio. Manco mi ha risposto. No, vabbè. No, manco l'ha letto Giovanni, meno male. Però il video. Comunque il video di ringraziamento è per te, allora. Scusami, ma non. Mi sta apparendo una puntata di più. No, no, ma lei non c'è, Giussi Cipulli. Allora questo mi fa piacere che vi è piaciuto. Certo che ci è piaciuto. Ma non l'hai visto il video dove ho ringraziato anche a Giovanni. La carica non c'è già niente, però. Nunzio, adesso sono intimorito, anche perché è difficile farsi capire in poche righe. No, Gilli, non essere intimorita, tanto io ti studio sempre, ti studierò sempre, lo sai tu ormai, certo, quindi può scrivere. Comunque sei un mito, ma che un mito? No, vabbè, ci ho combinato una gaffa assurda. Ragazzi, voi ci siete stati quando Giovanni Buccarella ha scritto? La moglie di Giovanni Buccarella come si chiama? Non fa niente, la morte è brutta. La morte è brutta. Nunzio, sei un mito, ma quale mito che combina il manicomio? No, vabbè, proprio. Bello che io convinto ci sia, sì, ringraziamo a Giuse, a Giovanni e sua moglie, il conte, ora appena sapo conte, no, vabbè, no, vabbè, voglio morire, ora chi glielo dice? Giuse, quando arriva il conte, gli chiese sua moglie, certo. Ah, ma abbiamo a Giussi che ci ha inviato la mozzarella. Sì, la moglie di Giovanni. Aspetta che arrivo. La moglie di Giovanni, E scelto. dov'è Giovanni? Giovanni non c'è stasera, dice che è impegnato, scelto. Impegnato nel È sociale. impegnato Giovanni, c'è solo Giussi, ringraziala. Attimo, arrivo. No, ora ti sta ringraziando. Ti sta ringraziando, scelto, qua è. Avanti, ringrazia Giussi, scelto. Ciao Giussi, Sì, grazie. Ma Giovanni è impegnato nel sociale? Giovanni è impegnato nel Ah, va sociale. bene, sei impegnato nel sociale. Grazie Giussi, grazie, Dice, ti è grazie, piaciuta la grazie. Mo senti mozzarella Armando, in che sei? Ora povero te, Nunzio. Perché? Cosa ha detto? No, ragazzi, scrivetemi cosa ha ancora? Ho detto detto quando io niente. non c'ero. Occhio che ti Giussi scopre. Caudullo, prego, ti ha scritto, scelto. Avanti, Prego. ora povero te non so. Mi dite che cosa ha detto? Dimmi la verità. Dimmi la verità. Sapessi? Fatto una piccola gaffa. Cioè, Giussi Cipolla non è la moglie No, vabbè, ma solo lui può fare questa. Ma no, non c'è Giussi. c'è Giussi, ma non è la moglie di Buccarella. Ah, va bene, Ma la niente, moglie di Buccarella come Giussi. si chiama? Ha Si chiama Giù. combinato un casino. Si chiama Giù. Mi ha fatto sposata. Chi Ma la combinau? moglie di Buccarella come si chiama? Giussi. Ehi, Aida, non è Non è lei, ma perché di Giussi c'è solo la moglie di Buccarella? Sapessi quanti Giussi conosco? Giussi ha lasciato Bello, Giovanni. io Io non sono convinto. sposata, io mi chiamo Giussi. Giussi, vedi, si chiama Giussi. No, quello non è nulla su quello che ha detto. No, quello non è nulla su quello che hai Ah, ma ho detto. detto questo, che ti ho fatto fare una gaffa, ho fatto il video. Ah, ho cancellato il messaggio a Giovanni, che ancora non l'aveva letto. Perché? E se non è sua moglie? Diciamo, andavo in da mozzarella, non è sua moglie, te lo giuro. Insomma, sta mozzarella, chi l'ha mandata? Giussi Cipullo, ma non è la moglie di Buccarella. Ma io ho fatto un video dove ho ringraziato Giussi e Giovanni. Allora l'ha capito qual è il discorso. Cioè, hai combinato un manicomio? Buccarella vive a Catania. Io l'avevo pensato perché le mozzarelle arrivano dalla campagna. Vedi, io l'ho mandata. Giussi Cipullo Grazie Giussi Cipollo. Allora c'è un video dove si nomina Giussi e abbiamo detto anche Anzi, lui Giovanni. dice l'ha mandata anche a Giovanni. Ci si, io mandavo solo Giussi. E Se io ho tu avessi detto no, sentito. Giovanni pure. Però grazie Cipullo per la. Sono Cipullo, morta. Cipullo, tu perché non ci metti Qua ste stanno piedi? morendo No, tutti. stai morendo gli occhi, ma la comparsa, no, vabbè. Ma che mi fai fare, però? Io? Buccarella. Cioè, ma ti rendi conto? Allora, ragazzi, dovete sapere una cosa, che quando lui deve No, fare un. vabbè. Allora, Dice
rifate il video. Allora, rifai i video immediatamente senza capire nulla. Certo. Quando fa un video non lo rivede. Mai. Perché e scrive e non corregge gli errori, perché ha una premura. Ah, non corre come io faccio errori. Faccio errori io, scelto. Ma che state morendo da ridere? Qua c'è da proprio da bastonarlo. Prego, io l'ho visto, mia sorella ha detto, ma chi è Giovanni? Ma io sto pensando i parenti di Giuseppe, dici, ma qui è su. Questo è il bello della diretta, vero? Facciamo il video subito, ringraziamo Giussi. E io ho detto, ma Giussi chi? La moglie di Giovanni. Perciò io, grazie Giovanni. Lui no, Giovanni no, Giovanni sì. Ah sì, Giunato, dice bambina. Ormai mi scambio, cioè ormai faccio, ma ricomareva. Però tu anche Giussi non è che hai scritto. Io mi credevo biglietto. Che stavate scherzando. No, noi no. Convinti che tu eri la moglie di Buccarella. No, vabbè, ma io voglio morire. Sono dei tuoi parenti, chi dice, ma qua è chi sto? No, ah, vabbè. Dice, c'ha un compagno, si è sposata di nascosto. La moglie di Giovanni Buccarella. Quindi, ora la vera moglie di Giovanni Buccarella, quando vedrà questo video, penserà che tu sei un extra nel loro menage familiare. Maronna del Carmelo. Ma ho combinato un manicomio, non lo posso cancellare il video, posso non fare si un può altro. Cancellare, se ne può fare un altro. Facciamo un altro. Rettifica, come quando ci sono le note di rettifica in un giornale, no? Che poi esce la settimana successiva. Vabbè, facciamo un'altra cosa. Giussi, trovati un Giovanni e ti ci sposi. Scelto. Sì, ma non trovati magari non si chiama Buccarella. Si chiama magari Buccarella. No, vabbè. Ma c'è proprio, combinassi in guacco, ora appena la moglie di Giovanni Buccarella si guarda questo video e gli dirà Giovanni, allora, loro non sanno del tuo intreccio, quindi pensavano che questa Giussi fosse tua moglie, ma la moglie sono io. Di conseguenza, questa poveretta di Giussi si è trovata un marito senza saperlo. Ma queste cose possono succedere, certo, non è che non può succedere, possono no, succedere. Vabbè. Scambio di identità, omonimia, certo. Di mogli in più, gente che non è sposata che si ritrova mariti che si trovano con due mogli. Colpa tua, Armando, che io lo stresso, certo. Veramente... Certo, allora me l'ha detto per mezz'ora facciamo il video, gli ho detto aspetta un attimo, mi metto la t-shirt, aspetta un attimo che mi fumo una sigaretta, il video e io gli ho detto va bene, con calma, 10 minuti più, il video ringrazia Giussi, ringrazia suo marito, dobbiamo fare veramente la Buccarella. Cioè combinassi il manicomio, Giovanni due mogli, ciao, si chiamano tutti noi Giussi, no vabbè, quindi io lo stresso, mi stressa lui a me, io ci facevo, prendiamoci un caffè, rilassiamoci 10 minuti, poi con calma facciamo sto video. No! E anche tu lo dobbiamo fare adesso, perché mai ci fa tardi. Ma non è Giussi Cipullo, Giussi non deve andare. La mozzarella stasera non l'abbiamo mangiata, la mangiamo domani. Ragazzi, chiamatemi Buccarella in qualche modo, perché io devo sistemare stasera sta cosa. Non mi posso ir a cuccare se non sistemo sto macellone. No, vabbè. Cioè, qua ci sono intrecci, sembra una vita. Grazie, non fa niente, grazie, mi avete fatto ridere, stavo pensando troppo, ero triste. Giussi, grazie Giussi a te. Ma mi dispiace. Scusa che ti ho... No, è ingiunato. Chi su cummine spaccia matrimonia come ci vengono in testa. Ma io fra patati, pisci, pumarone, Giovanni gelati. Giovanni è diventato bigamo. Sei troppo precipitoso. Sono precipitoso io. Gilli... Certo, ma scrivevo proprio Gilli. Certo, ha ragione Gilli. Gilli, hai ragione. È precipitoso. Manco in una vita c'è sto casino. Davvero? Chi c'ha fa una vita? No, ha premura in tutto. Se gli chiedo una cosa io... Non lo vedi che sto fumando? Non lo vedi che sto facendo questa cosa? Non ho un attimo, non mi stressa. Appena mi chiede una cosa...
invidia, subito, invidia, 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 e poi combina frittate. No, ma questa è una combinata grossa. Ah, Giovanni, e le, Giovanni e le due giussi, facciamo una telenovela. No, Giovanni e le due giussi. No, vabbè, io voglio morire. Io invece sono più calmo, più riflessivo. Allora, il prossimo regalo che inviate, io voglio un nome, cognome, stato civile, codice fiscale e tutto. Avanti, scelto. No, sì, le coccole fineno da anni ormai. Vi ho scritto, quattro volte. Dai, la quinta, scrivimela. Vi voglio bene, non ho mandato mai un pacco. Questa è la prima volta. Me l'hai detto l'altra volta che era la prima volta. Cuore, grazie. La moltiplicazione dei pezzi. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Se ho fatto uno scambio piccolo. Allora, di rendita, una vita, certo. Due in Italia, Giovanni e le sue mogli in spagnolo, va bene? E Nunzio che hai confuso, avanti. Certo, perché mi pare giusto. Avanti. Nunzio stasera mi hai fatto morire, ma stai morendo io a pensare a Giovanni e a Giussi che stanno vedendo un video, no? No, va bene. Ma che lo faccio? Devo registrare veramente a Giovanni. A parte gli scherzi. No, prima che pensa, prima che pensaci, ma mia moglie manda mozzarella così a cuccicare a cappa mozzarella Ivan. Come fai a mandarci un pacco? Ti hanno scritto. Come faccio? Scrivi su Instagram in privato, su Facebook. Ma no, no, guarda, veramente, ragazzi. Cioè, ma questa è una delle tante che combina. Cioè, potevo capire se mi lui fatto già ne con... Allora, intanto la prima che combina appena apre gli occhi. Che già appena apre gli occhi già è un disastro. E poi i disastri sono per tutta la giornata. Non è poco, Giussi, invece. Ci hai fatto un regalo immenso. Non è cosa da poco. E comunque potevi mandarci anche solo un fiore. Ogni fiore è segno d'amore. Se voglio... E sempre la Giussi mandava un fiore a Nunzio Armando... Però qui Giovanni non c'entrava nulla, che no? Poi Giovanni... Mozzarella e full, storia di una bigamia inconsapevole. Avanti. Ma poi dico, Giovanni Buccarella c'è sempre. Stasera non sta giacendo, scelto. E abbiamo iniziato un divorzio, oppure, che ne no, so, vabbè, una io devo nuova avvisare veramente a Buccarella. Ragazzi, chiamatemi a Buccarella da qualche parte, chiamatemi a Giussi, la moglie. Giovanni sicuramente andrà a guardare il profilo dell'omonima di sua moglie. Ma io non l'ho taggata, non perché taggata. Non mi ricordavo il cognome. Il cognome. E non abbiamo taggato, l'avete taggata a Giovanni. Ah, qua è. Giovanni, scusa, ho scambiato tua moglie. Lo so che non c'entri nulla. Ora spiega. È entrato Giovanni Buccarella. Allora, Giovanni, ti spiego. Giovanni, io. Mi fai entrare tua moglie così vedo il nick, per favore. È entrato Giovanni Buccarella. Abbissamo sta cosa ora. Sistemiamo la faccenda. Allora, sono arrivate delle mozzarelle. E del buonissimo formaggio affumicato della Provola da una certa da una certa Giussi, certo. Lui mi fa facciamo il video ci si calma, insomma, si fa sto video e mi dice ringrazia Giussi, ciao Giussi moglie di Giovanni Buccarella. E ma quindi... non si chiama Giussi tua moglie, Giovanni, non si chiama Giussi. O sbagliai magari non nomi dopo chi è scelto, può essere. E la cosa peggiore che non vi ha detto è stato un altro. Ah, Giussi Caudullo. Giussi Caudullo, tu sei la moglie di Buccarella. Quella è Giussi. Allora, la cosa peggiore, ragazzi. Sì. Ah, quello è Cipullo, quello è Caudullo. Vabbè, ma sempre con l'opine, sì. La Ullo e Lullo. No, certo. La cosa peggiore è che poi a un certo punto si siede nel divano e non contento dei ringraziamenti su TikTok, apre Instagram e mi fa vieni, mandiamo un vocale a Giovanni Buccarella, cioè, e lo ringraziamo. Magari un vocale. E quindi mannai, io certo. Su Instagram col vocale, ciao Giovanni, grazie per le mozzarelle, i formaggi, ringrazio a tua moglie Giussi. Non ti dovevi disturbare, grazie. No, Giovanni e le sue mogli. No, vabbè, io ti amo, Giovanni. Cioè, ti penso sempre. No, sempre. No, ragazzi, ma veramente anche su Instagram mi ha fatto ricevere. No, ora l'ho annullato il messaggio. Visto che Giovanni Scuda sono no, già l'ha letto il messaggio perché ha scritto: buonasera, ragazzi, sono entrata adesso e no. Vi dico che non vi ho mandato io le mozzarelle. Avrà visto il video. No, va bene. Se Saurunca ci sono stato. Serata di Giovanni e Giussi. No, vabbè.
Poi anche, cioè, no, ragazzi, dopo poi questa del messaggio morire su Instagram. No, vabbè, cioè la prossima volta voglio il codice fiscale. Ah, ecco, Giovanni e le sue urlo. Caudullo e citrullo, come cipullo. Si chiama? Ah, cipulla, ho capito. Scusami, cipullo, se ho confuso le giusti. Scusami, Caudullo. Giovanni lo sceicco. Qua te ne stanno dicendo di tutti i colori. No, vabbè, il Giovanni Bucarella e Suareb di Giussi. Giussi. Per amore, perché di lui se ne sceglie tutte, che si poteva confondere. Avanti. Sì. Ma io l'ho fatto per amore con il del cuore, tu certo. Annalisa proprio per difenderlo, perché tu l'hai vista combinato. Grazie, sta frittata, l'hai vista combinato magari tu, Borriello. Questa, Borriello, a dire certo la verità, mi ha mandato mia suocera il vostro video e le risate erano parecchie. Cioè, voi pensate anche la suocera di Giovanni, alla suocera che ci fa belli di mozzarelli che ci mannassi, certo, perché non mi mandi magari a mia, certo. Quindi anche la suocera di Giovanni consapevole e le mogli che non sapevano niente, la suocera che scopre tutto. No, ma la cosa più grave è che i parenti di Giussi Cipullo ci dissero, ma si è maritata con Giovanni. No, certo, ma non solo questo, ma la suocera che manda il video a Giovanni e gli scrive a suo genero: ma tu, chi è quest'altra Giussi nella tua vita? Sura, soggira. No, vabbè, c'è, però, non un triangolo, qua è successo Nunzio, una geometria. Abbiamo rischiato un omicidio, qua abbiamo rischiato divorzi, omicidi, no vabbè. Nunzio, puoi lavorare nel fiasco, cioè, infatti, proprio. Anche se erano fatti miei, però adesso so di cosa si occupa Armando Maria Guido, complimenti. 12 anni fa lo faceva, se ti riferisci al Artemide, cerimonie, se ti riferisci ad Artemide, cerimonie ed eventi, lo facevo 12 anni fa. Mia suocera mi ha detto, ma non mi porti mai niente, allora sì, ora ti tocca portarci la mozzarella a tua suocera, il caciocavallo. Ma dov'è la cipulla mia? Giussi, no, cipulla, io mi sento in colpa con la cipulla, che io ho fatto un video di ringraziamento a altre due persone che hanno già giornato, scelto. Beautiful, dov'è 253esima puntata. No, 2700. È vecchia la storia del wedding, avete cercato sul ragazzi, 12 anni fa era wedding. Il mio nome e cognome, Biesci Artemide. Ah, qua, Giussi Cipullo, io ti amo, scusa per questa gaffa, per questo ero, ti amo. Però sempre ullo, eh. È sempre ullo, come è stata tua mamma, Nunzio? Bene, grazie. Bene, sta ambizionatore. Peccato però, oh, se anzi siete ugualmente in gamba e adorabili. Grazie. Grazie, sì, però. Cioè, è stato un pochettino. Cioè, io mi sto sentendo un po' così, male. Una geometria. Quale Renato Zero si può mettere di canto? Amore, grazie alla Giussi Giusta. Va bene, Giussi Giusta. Male. No, Giussi Cipullo. Ah, Cipullo, non ti chiami Giusta di cognome. Cipullo. Giussi Giusta. Insomma, grazie a chi ci ha mandato le mozzarelle, allora, e il bel formaggio. La prossima volta, diciamo, io grazie. Un regalo per voi ce l'ho, domani ve lo spedisco. E non sbagliate a fare, no, io voglio uto codici fiscali stavolta. Giovanni, scrivici un bigliettino dentro. Se me lo spedisci domani mi arriva entro sabato per il mio compleanno, Giovanni. Sono perdonato, Mena, grazie, scelto. Vabbè, va. No, vabbè, se ci fosse Denise, mia madre, ti piace si la mia maglietta viola? Giù sì, appena assaggiamo le mozzarelle. E domani che è scritta su tinta. Appena assaggiamo le mozzarelle e caciocavallo, ti prometto che ti facciamo un altro video. Giù si scritta, se c'era Giussi mamma ci faceva sotto. Vi cambiamo il cognome un'altra volta, Annalisa Borriello. Giussi Giusta, marcia, no, cioè Giussi Giusta. Vabbè, Giussi Giusta, me l'hai detto tu, saluta Giussi Giusta. Giovanni, scrivimi su Instagram che te lo dico come fare. Scrivi su Instagram, Giovanni. Intestalo a me per favore stavolta. No, grazie. Perché io faccio il compleanno. Intestalo, annuncio lo presto. Io faccio il compleanno. Non è un regalo per compleanno, è un regalo per tutte e due, scelto. E anche il tuo compleanno il 17, Ange, auguri. Ragazzi, stanotte sogno mozzarella, Giovanni e Giussi. Ma Giussi chi? Giussi Giusta? No, Giussi Cipullo. Ma esiste la Giussi Giusta? Ma Giussi Caudullo o mia invece? È sparita la Caudullo nostra, che l'ho confusa per la Cipullo, scelto. No, va bene. Ma poi Caudullo e Cipullo, che dove festeggeremo? Allora, sarà una sorpresa, grazie Giovanni, grazie. Però lui domani fa il vaccino.
dipende dalla reazione che può avere con il vaccino, se poi possiamo uscire oppure no, se gli viene la febbre, insomma. Sì, Però. appello per le giussi presenti, sì, di tutti, mogliere di Giovanni Buccarella, Ah, di sempre. Giovanni Buccarelli, com'è che c'era quel film? Nunzio, cosa regalerai al conte per il compleanno? Lo vedrete quella sera, Che mi perché regali? farò un video. Che mi Già il tuo regali? regalo è ordinato, E scelto. ordina, che sono altre mozzarelle? Ha ordinato altre mozzarelle. Senti, ti pare che Ordina. devi dargli una Dovete mozzarella. cambiare spinni, Il scelto. Pfizer, facciamo. Ragazzi, ho speso per fargli il regalo. Qua non dice niente, però mi chiede se chiappa io. Certo. Certo, qua posso spendere io. Ciao Certo. Antonio Della Crai. Ciao Antonio Della Gra, capo tu spendi io, vero? Scelto. Scusami, certo, un regalo per me? Ma quanto è costato? Poco? No, ne No, se è posso. costato poco, comprane un altro. Come? Ci A serve me non devi, tu per spendere. me devi essere generoso. Certo. Sì, scelto un bacio come regalo, ti inisciti tu alla quell'inzolo. Non può essere. No, noi facciamo la seconda dose, lui domani e io il 21. Ah, la Giusy Cipullo si chiama Maddalena, sua sorella si chiama Giusy. E allora Ah, Maddalena, perché ti ma mettissi allora perché Giusy? Maddalena? Perché ti sei messa Giusy Cipullo? Ma non Quindi è che tua sorella è Maddalena Patata? io ho ringraziato Giusy, la moglie di Buccarella, che in realtà invece era Maddalena, detta Giusy come sua sorella. Mamma mia, ma una vita con Marzia, Cesario, Felipe, Genoveffa, proprio. Io compio Vabbè. 53 anni. Più 10, Ah, scelto. che Cassarino! Certo, Conte, il tuo regalo l'ho visto già domani, spero di spedirtelo. Poi è uscita anche Anna, Anna! Maddalena. Maddalena è Che la vera Giusy Cipullo, si confusione! chiama Maddalena. Certo, Che no, vabbè. minestrone di A cognome! mo' io con tutte queste cose non. La colpa è di Maddalena! La colpa è stata sempre di Ah, Maddalena! perché è il suo il profilo? Ah, scusami, cuore. Tu Allora, 10 in più, quindi io 53, tu nella 63. rettifica Fammi dobbiamo capire. ringraziare Maddalena Cipullo, non Giusy Cipullo, al posto di Giusy Sì, un Caudullo. fiore spampinato però, Dobbiamo Brinzi. ringraziare Maddalena Cipullo. Signori, chi barbuglio, hai ragione. Venerdì il socio farà Ah, giorno. vedi, Ah. vedi, vedi? Giorno 17, Engine compie 63. E io 53. I 60cini fa Non è Magarini. vero, non è vero. Cosa regala Cosa, al conto? dimmi cosa 9,30. mi regali? Ah, sei una stupidaggine, una cosa di pochi È una cosa che euro. ti piace perché tu appena l'hai vista mi hai detto lo voglio. Ma lo voglio e basta. Però io poi tocca a Ma l'hai te. pagato? Certo che lo pago. Non l'ho rubato. Allora, se l'hai pagato poco, mi puoi andare a comprare un'altra cosa, capito? Perché con me devi essere Ma ci che vuoi che non generoso. spendo? 4 euro d'anguria, 4 euro di Permessi. gelati. Mi tagli i capelli, non mi fa picchiare i caffè più dei No, Cion. niente, ci fai i capelli, non hanno importanza. Non c'è, secondo me è Io un il 29 ciondolo con luglio una ne compio. incisione. No, si inciondolo. Sì, Io ti usciondolo. sacco di Ah, è parole. entrato Zaccaria finalmente. Ciao, sono Eccola qua. Ciao, sono la moglie di E ho Giovanni capito, Giussi, ho Buccarella. capito che siamo Ciao, moglie, scelto. Cadullo. Occhio a quanto. L'hai speso. Hai No, non già. ci No, interessa, non mi Giussi, questo interessa, per regalo, me va scelto. bene. Il 24 è il mio onomastico, Santa Cristina Martire, il 28 è il mio Se Santa compleanno. Cristina Martire Pittia, non lo so Ma se chi ti è, sono. babbina? Ma Cristina lei è una Martire. martire? Babbina è una martire? Certo, sopra, Ma. abita sotto la suocera, quindi quando si sta vicino ai suoceri, sopra, sotto, di lato, si è sempre martiri. Siamo tutti C'è cancellini, del Teresa segno dello zodiaco. Sociale, hai capito che ho combinato oggi? Tu magari eri convinta che era moglie di Forza, mi Fede. compro un buon libro. Se ne esce con un buon libro, Allora, non c'è anello con un diamante, bisogno. no, Un Gillo? diamante per sempre. Infatti, Gilli, non un mi posso diamante per compromettere io, sempre. scelto. No, per sempre. Poi ti mando il caffè e te lo prende lui. Anna, che ci posso L'onomastico di fare? Maddalena è il Il 22 22 luglio. luglio è Santa Maddalena, lo so. Lo so, lo so. Il 25 luglio è San Giacomo.
ci sono tanti onomastici a luglio. Comunque, 63 il 17 anni, luglio è Sant'Alessio. 63 anni belli come Armando se ne vedono pochi, ma io non ho visto a Pattigio. Infatti, non è che se ne vedono pochi, non ce n'è. Scelte, non ce n'è. Ti ha regalato una medaglia con dentro il suo DNA. E che ne fa il suo DNA? Come chi ne fa? Il mio DNA. Il mio è il 30 luglio. Dottori dell'occulto. No, per favore, quale occulto? Già siamo occultati. Ma molto. Da questa giusta. Cioè, però mi sta dispiacendo per Maddalena, perché la figlia è da mannà con tutto il cuore e poi e si ora facciamo un altro video di ringraziamento, però senza la mozzarella. Già ho buttato lo scatto. No, dobbiamo fare lo stitch. Facciamo lo stitch con il nostro video e facciamo la rettifica. Va bene. Ah, no, è di 3 minuti, non si può fare. Nel duetto si ruppo stampo, ma più davvero si ruppo stampo. Mi fate gli auguri quando è il mio compleanno, se potete. No, facci sapere quando è il tuo quando compleanno. Quando è il tuo compleanno? Allora no, la non fa niente, Giussi, ti chiedo, anzi Maddalena, ti chiedo perdono, cuore. Però appena l'assaggiamo non le apriamo. Arturo, sarei cucchio. Sarei cucchio, Arturo. Allora Arturo, sentimi buono. Che uscite con gli amici non esistono, perché l'apparatore te la devi appioppare, sembra una gamba, perché l'apparatore non si può lassare a casa. Una bella crociera, chi sostenisci? Chi sostenisci con questa croce in altra crociera? Avanti, se proprio vuoi uscire con degli amici, puoi uscire solo con me, Armando, dici l'operatore. Io mi porto anche a Stefania. E ne puttana. Ovvio! No, perché c'è Cattura ultimamente sta uscendo troppo con gli amici. Annuncio, se potessi avere un clone, quali compiti gli serviresti da fare al posto tuo? Nelle live risponde a Gilli. Solo questo gli affiderei. Solo questo? Perché le altre cose? No, poi io faccio tutto io. Ma si fa una confusione! A mozzarella c'ha pioppi a Maddalena. Maddalena c'ha pioppi a Giovanni Buccarella. A Clarissa ti potti, no? Certo che mi potto magari a Clarissa. A Epi. Epi si chiama. Ah, messaggio ricevuto, cioè grazie amorini miei. Paratore, non fare nesci tu, appena indunesci con gli amici mandami un messaggio che io cerco di tutta Catania. Cioè, comunque Giovanni ci scrive che non sapeva di avere due mogli. Manco io. Manco noi lo sapevamo. Però tu, Giovanni furbastro, ti sei preso due mogli con lo stesso nome. Così quando chiami la prima moglie Giusi e parli della seconda, la prima non lo capisce. Quando parli della seconda dici Giusi per la prima, ma la seconda è Giusi Farlocca, perché si chiama Maddalena. Ma intanto lei la conosce, lui la conosce per Giussi e quindi comunque niente. Finio a schifio, come dice Katia. Anche Giussi le ha mandato il papà. A proposito Giussi Cipulla. No, devo parlare con Silvia sì, con Prinzi Mommi, che si chiama Silvia. Va se bene. Non mi sbaglio, non vorrei fare gaff. Silvia a stamattina stava facendo il video del buongiorno, non avevo accanto a me una signora che mi guardava tipo scioccaci, ma chi sta facendo Guido? Forse mi aveva riconosciuto e mi disse, a un certo punto quando faceva il buongiorno mi disse che era una mia fan. Certo, e lei fa il buongiorno anche lei, la maglietta blu, e lei ogni mattina dice fa il buongiorno come blu, me. Certo. Blu Gilli, io ci sei signora meravigliosa, ci manda in bacio. Vi saluta mia suocera Giuseppa Monaco, salutatela quando la vedete, se no si prende di collo. Sì. Ciao Giuseppa Monaco! Signora, ma lei non navi chi fare a mandare i video, ma però. Infatti, no, non ne ha. Cioè da lei fare. Invece di farsi l'uncinetto, invece di fare sa cosetta, invece di fare annicchiari mangiare di pistio, pisso marito, ci mandi i video a Soienne, no? Certo. Ma magari a Soggira. Cioè io faccio un caffè e lei si facesse la cosetta, si taglia sui televisori. Si dica il rosario. Avanti. Ora le do il numero di telefono. Ma vedi che è giovane la suocera di Niente, intanto le do il numero di telefono di Epi. Cioè. Vi fate una videochiamata e vi fate il rosario. Sì, no, che ci manda i video a Giovanni. Sì, ma è giovane la signora. Ma e perché un rosario si risci quando si è vecchi? No, l'uncinetto. E l'uncinetto. Io c'era una bambina che andava da sua nonna e la nonna ci imparava l'uncinetto. Aspetta che Antonella ha detto una cosa sacrosanta. Cioè Nunzio, ma tu sei il diamante per sempre di Armando, cos'altro potrebbe desiderare? Sei. Un diamante che è vero? Ancora, perché io che sogno finto? No, vabbè. Finto sono io. Io voglio un diamante vero. Ora poi andiamo ragazzi, a Roma. Ragazzi, la maglietta è blu. Andiamo a Roma,
me lo vado a scegliere lì direttamente un diamante, va bene? Sono assolutamente contro questa legge Zan. Auguri figli maschi, ciao. Vabbè, qual è il problema? E poi si chiama Ilona Staller, come la pornostar. Sì, sei ci piacciono molto i tappeti, sì. Vi piacciono i tappeti? Sì, sì, ce li abbiamo, quindi vabbè, un diamante non... allo stato grezzo, lui è grezzo. Io io sono un diamante allo stato grezzo? Io voglio un diamante allo stato puro, un Damiani. Cioè, ma quando un mi Damiani è per sempre. Cioè, ora mi hanno detto sono un diamante allo stato grezzo. Cioè, domani il mio buongiorno comincerà dicendo buongiorno comunque... a tutti, buon risveglio, buon caffè dal vostro diamante grezzo. Scelto, domani sì, così ho detto di prepararsi il tavolo che poi... le mandorle mozzarella. Ah, un'altra Giussi c'è, Giussi 241981. Sei anche tu moglie di Giovanni Buccarella? Perché tutte le Giussi sono mogli di Giovanni Buccarella. Anche tu, scelto, anche lei. Non c'è un diamante pure per fatici Luana. Sono un diamante grezzo. Allora, lui mi deve portare da Tiffany in via del Babuino a Roma. Ma ti ci porto. Avanti, ci sediamo là, prendiamo appuntamento. Ci dobbiamo sedere? Ovvio, non fate entrare quando entro. Io da Tiffany non entra più nessuno. Io solo. No, sono sorella di Silvia. Ah, non sei tu moglie di Giovanni Buccarella? Mamma mia, che saggio, io frequento tutte queste Giussi. Abbiamo la live in base. Ma è finto, ma la pensa così tutto il mondo, ma non ve lo dicono. E va bene, l'importante è che non la pensiamo così noi. Adesso, visto che il profilo è finto, io ti saluto, ti blocco. Ciao e buona serata. Non rompere le balle, non rovinare la. L'atmosfera. Mia moglie si priao pin si, vabbè, falla priare a Catania, come si dice, a babba priata, l'importante è che arriva e contenta, avanti mischino Giovanni e le sue no mogli. Io amo chiedi di Nino, ma qua è Nino ora. C'è un nuovo personaggio nella tua è Nino. Nino Nano, supro cantarano, con una cannila a mano, che fa un sacristano. Ma perché, scusa, se mi deve comprare un diamante, non dobbiamo andare da Tiffany? Aspetta, aspetta che mi scrivi un Gilli una cosa che io non stai capendo perché io non sono acculturato come lei. Nunzio, regalagli della grafite, che è praticamente un diamante in un altro stato allotropico. No, non ne voglio grafite. Cioè, io dopo questa vi saluto, vi amo, vi lascio, buonanotte. Scelto. è andata a fumare. Qua ci credono veramente. Qua, allotropico, qua ci credono poi veramente. Nunzio, sposami, sei bellissimo. Vienitelo a prendere, dimmi quando che ti faccio trovare il trolley già pronto. Capito? Subito. Sono ignorante, non capisco ste parole di Gilli. Anna Smara, Gilli spiegati. Conoscete i due Tommaso che stanno insieme e li adoro, proprio come voi. Dolce affettuoso e morso simpatici. No, ma i due Tommaso chi? Tommaso Zorzi e l'altro Tommaso... che è il suo compagno, sì, Tommaso Zorzi, certo, l'abbiamo visto al Grande Fratello, l'abbiamo visto ovunque, no? Quindi ormai è conosciuto. Il 29 luglio faccio 42 anni. La composizione è la stessa, ma gli atomi si combinano in modo diverso. Anche delle rose gialle, che è il colore preferito di Armando. Brava Silvana da Crema, grazie, a me piacciono... molto le rose gialle, mi piace il colore giallo. Io sono sicura che non se ti porta da Tiffany. No, mi deve portare da Tiffany in via del Babuino. Voglio andare lì, bello, mi siedo, tutte belle, mi srotolano tutti quei diamanti davanti, avanti. Grazie Nadia, Nunzio deve capire, Carbi B che ha regalato alla figlia di 3 anni una collana di diamanti rosa. Ma che affare con collana di diamanti rosa? Quanti anni faccio? Tu quanti dici? Salvador, quanti dici tu? Mi salutate, vi prego. Daniela D'Amico, certo, quanti anni? Quindi anche una matita va bene, certo, bravo. Brava, per questo non lo volevo. Non si è andato di là a fumare. Figliozzi, buonasera. Salutiamo a Maria Zambrano 10. Grazie, come hai fatto? Ah, ma si legge che è di Armani, perché colore su colore?
Compio 53 anni. 53. Un saluto dal Veneto. Veneto, bello. Nunzio, questo colore ti sta benissimo. Veramente io sono Armando. Però se mi vuoi chiamare Nunzio, tanto stasera c'è la confusione di Giovanni Buccarella, la moglie Giussi, Maddalena, tu che mi chiami Nunzio, invece sono Armando, va bene uguale. Un bacione da Messina, un bacione, l'hai detto prima, io credevo un 45 anni, complimenti, no, no, Salvador, quale 45? Grazie Zaccaria, ricambia, anche il diamante più bello ha bisogno della sua corona per risplendere, siete la tiara più bella. Grazie Antonella, ma che complimento stupendo, anche il diamante più bello ha bisogno della sua corona per risplendere, siete la tiara più bella, grazie, grazie, c'è il simbolo di Armani, sì, sì, sì. Armando Buccarella per gli amici, ma veramente qua mi chiamano Nunzio, io sono Armando, Giovanni che è sposato con Maddalena, e poi Maddalena è la sorella di Giussi, Giussi è la moglie di Buccarella, ma non è, ma la Giussi moglie di Buccarella non è la Giussi sorella di Maddalena. Romagna mia, Romagna in fiore, e viola la mia maglietta, sì sì sì. Tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti vedo vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Da che parte del Veneto ti chiedono? Perché io sono stato anche in Veneto, a Castelfranco Veneto, può essere che si chiama Castelfranco? Sono stato vicino Treviso. Amo il turchese, io ho un bracciale di turchesi, però stasera non l'ho messo. Grazie, 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 buona serata, grazie, grazie dalla Romagna, grazie, ringrazio io a tutta la Romagna. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Va bene, il Veneto è meraviglioso, è vero. Armando, speriamo che la Campania non diventerà di nuovo zona gialla. Zaccaria, ne abbiamo parlato prima, no? Se l'Italia è diventata, ha vinto la partita, è diventata, come si dice, campione d'Europa, sono usciti tutti in piazza perché non sono uscito, gli assembramenti hanno fatto risalire la curva. Conte, ti piace il Santero? Avrei piacere di regalarvi un limited edition, fammi sapere. Salvador sì che mi piace, c'ho anche tante bottiglie del Santero, delle Limited Edition. Saluta Alice Prisco, ti prego. Ciao Alice, ciao dalla Germania, Anna Maria dalla Germania. Tu vai spesso a Oderzo, in provincia di Treviso. Sono rientrato tardi, ah ok, ok, bravo Armando, canti, ma insomma, insomma, scusate, mi sono dovuto allontanare un momento per via di papà. Tranquilla Annalisa, hai le scarpe gialle, sono bellissime, quelle del matrimonio, sì, sole luna, sì, 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 io le metto, Nunzio non le ha rimesse, devo dire. No, la mozzarella ancora non l'ho mangiata, domani la Calabria e Catanzaro vi aspetta a braccia aperte. Morzella e tartufo di pizzo con amaro del cavo, tutto tranne il tartufo, io non riesco a mangiare il tartufo per l'odore così forte che ha. Armando, detto Giussi, buonanotte, saluta Nunzio e baci a Teresa Poli. Grazie, grazie, grazie Armando, un po' di limoncello fresco ti piace? Te ne posso offrire un bicchierino? Anna Sherman, e perché no? E perché no? Io non bevo tantissimo, non sono un grande bevitore, però d'estate è bello, no? Il tartufo, quell'odore così forte mi destabilizza un attimino, poi mangio tutto. No, il tartufo è un gelato di... Ah, se il tartufo è un gelato tipico di Pizzi... Ok, me lo mangio. Se invece era il tartufo,
No, perché quell'odore forte non riesco. Ah, sì, ma lo compro pure io, il gelato con il cuore di cioccolata dentro. Ce l'ho nel frigo. Ce l'ho nel frigo il tartufo. Ragazzi, buonanotte, mi avete fatto morire stasera. Ciao babbina! Ciao babbina, Conte, hai fatto qualche programma? In che senso? Pizzo Calabro, sì, lo conosco. Sono stato a Pizzo Calabro. Qualche programma per cosa? Io ce l'ho nel frigo il tartufo, con il cuore di cioccolata, col cuore di caffè, buono, buono, sì, pensavo che era il tartufo proprio quello che si fa con il risotto, con la pasta, si mette anche nella pizza. E quindi, cos'è? Il tartufo è un tubero? O sbaglio? Non mi vorrei sbagliare. Non sono molto addentro perché non lo amo molto. Comunque, vogliamo Armando come opinionista di uomini e donne. E scrivete tutti a Maria De Filippi. Scrivete tutti a Maria De Filippi. Sì, è un fungo, è un tubero. Sì, infatti, firmiamo una petizione. Allora, firmate una petizione, perché poi so che c'è il tartufo scuro. E il tartufo bianco, il tartufo bianco è più pregiato del tartufo scuro, fa parte della famiglia dei funghi, ma non è un tubero, allora è un tubero, boh, non lo so. Scrivete tutti alla Maria De Filippi, chissà se mi chiama per fare l'opinionista. Conte, quest'anno la betta che ti regalerà per il tuo compleanno, una spilla mi voleva regalare di diamanti brillanti, che l'aveva avuta ereditata dalla regina madre, da sua madre, e le ho detto non ne voglio, ma figlio mio, una spilla, ma pareva un guaccio, dirgli, lo potevo mettere sopra il mobile, sì, le scriveremo, ora ci paro io con Maria, brava, se c'è qualcun altro che vuole essere mia moglie e ha assai, ma assai soldi, è benvenuta. Giovanni cerca una moglie ricca, se qualcun altro vuole diventare sua moglie, da noi in Calabria c'è nocciola imbottita e il tartufo di pizzo fatto di mille varianti, buono. Quindi Giovanni cerca un'altra moglie. Armando, ma c'è qualcosa che non conosci? Sei un pozzo di sapienza. No, Annalisa, io sono una persona normale. Prima che finisce la live mi salutate. Tiz 1127, ciao! Clarisse a numero uno, number one! Armando, ti regalo un fine settimana a casa mia. Milanadia, grazie! Appena possiamo vi veniamo a trovare a tutti, tutti, tutti. Io sono ricca di guai, a posto! Io non c'ho soldi, ecco perché non è andata. A posto! Giusy Cipulla, ho capito, ho capito, ho capito! Salvo 19691, perché mi scrivi solo il mio nome Armando? Salvo 19691. Boh, non so chi sei. Vabbè, ricca e centenaria, scelta così a metti in do baccuni, non menno. Ngoppi Friddu, ti resta sicca sicca, mi sa da pure, a posto. Conte, un tuo desiderio che non hai ancora espresso. Mena, che dirti? Io no, tutti i miei desideri li ho espressi tutti, alcuni si sono realizzati, alcuni no, alcuni li ho fatti realizzare, alcuni non li ho fatti realizzare. Però un desiderio in questo momento, devo dire che non mi manca nulla, non ho un desiderio. A manco cugino di Nunzio, salvo, Armando cugino di Nunzio, salvo cugino di Nunzio, no, non ti ho riconosciuto, ma ci siamo visti altre volte in live? Perché ora glielo dico, aspetta. No, vabbè, salvo 19691. Vabbè, no, non lo sapevo, tranne che non mi sto ricordando io di qualche altra live, però di presenza non ci siamo mai conosciuti. C'è un tuo cugino, ma c'è stato in qualche altra live? E questo? Salvo 19691. Questo, il tuo cugino?
Certo, cugino di mia mamma. E io non lo conosco, che ne Salvatore, so. Ciao Salvatore. Siccome mi ha scritto Armando, io gli ho detto perché scrivi solo il mio nome? Sì, sono cugino di Nunzio. Ma nel frattempo io ho lavorato di là. Certo. Ti preparasti i cassetti? Allora, mi scrive una ragazza. Il basilico! No, 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 ah, no. Mi scrive una ragazza su Instagram. Certo, Annalisa, che venga, dice che ti venga a vedere quel corso bellissimo. Ma mi fa parlare, ti ha scritto anche in live, ma tu non leggi. Mi ha scritto su Instagram una ragazza che ti vuole fare un regalo per il compleanno. Se andiamo a tavola. E quando ci devo andare il giorno del compleanno? No, lei ci ha visti al bar 900. Sì, e non ci ha salutati. No! Ah. Lei ha una clinica odontoiatrica, eh? Ti vuole regalare uno sbiancamento col brillantino e lo estende anche a me, sbiancamento col brillantino, e subito dopo lo sbiancamento col brillantino ci andiamo a fare un aperitivo e paga sempre lei. Scelto, lei e suo marito. Ma allora dopo il vaccino vengo, io il vaccino lo faccio il 21, quindi tu dopo il 21 ci puoi aspettare a tavola. Mi fa un sbiancamento dei reni. Ma io gratis. L'ho sempre desiderato il brillantino. Il brillantino gratis e in più ci offre un aperitivo. Lei e suo marito, lei si chiama Noemi. Noemi, giuro che io l'ho sempre desiderato da quando l'ho vista a Madonna. Però c'è, non ho avuto mai... Madonna, il brillantino. Ma che c'entra il brillantino nostro con quello di Madonna? Scegli. Sto spiegando un'altra cosa, stasera veramente non stai capendo nulla. Quando ho visto a Madonna che si è messo il brillantino. Perfetto, è lei, Talari con Almi 24. Perfetto. Ho sempre detto che bello, che bello, che bella cosa. Non lo trovo per niente volgare. Vi aspetto, però... Naomi comunque. Va bene, con piacere. Dopo Naomi, il mio vaccino. Naomi, ma mettere in bello brillante a mio scelto. Non è perché già no, sono a lui grezzo. Uno zircone. Già niente. Sono grezzo. Uno zircone va bene. Dice comunque Naomi ci ha fatto i complimenti, dice perché l'abbiamo fatta morire dalle morire risate. Tra Giovanni e le mozzarelle. Sì, 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 no, lo voglio fare. Vedi, ogni cosa arriva a buon fine. Grazie per avermi salutato, ma ci mancherebbe. Certo, vedi, andiamo, metti bello rosso, certo. Ma perché? Come, gro? No, uno zirconcino. Bello rosso, amico. Io mi alzo un attimo. Si, ricorda, annunzio che domani deve portare gli stessi fogli del primo vaccino. Per non perdere tempo. Però ma io non mi ne buttai il primo vaccino. Inghi già, certo. Va bene, annunzio, non sbagliare il nome, scusatemi. No, Noemi si chiama. No, sai com'è? Prima che questa qua Noemi, per esempio, che ne so, vende carbone per il barbecue e mi metti il pezzo di carbonella, invece di sbiancarmi i denti. Insieme a suo marito, eh? Insieme a suo marito la invece di sbiancarmi i denti, mi strica un po' di carbonella e poi mi mette in tizzuno arrumato un dorello. Avanti, Naomi, mi sbianchi belli i denti. Ah, bambina. No, mi piace il corso con i bassoli, anche il corso. Ci ha mandato anche il numero di cellulare, Noemi, che non diremo in live. Allora, no, non lo diremo in live. Io il 21 faccio il vaccino. Se a no, fine settimana... No, Naomi. Noemi. Ha scritto Naomi poco fa, ha sbagliato lei allora. Ho sbagliato io di nuovo? Ha scritto Naomi. Aspetta, Naomi. Infatti, ti chiami Naomi e lui ti chiama Noemi. Ma chissà dove andavamo a finire noi cercando a Noemi, perché poi ci dicevo Naomi, lui no, si chiama Noemi, e perché tu sei rincoglionito, no. E invece e io ci dicevo no, si chiama Naomi, no, tu non capisci ragazzi, nulla, si chiama Noemi, ragazzi, ma perché non ti vuoi cucchi? Se avessi fatto il vaccino oggi, cioè io vaccino, capisci un po' con scelto. Certo, Naomi, no, e lui mi dice no, Noemi. Naomi, io pensavo comunque, a Campbell. Cioè. Dopo il 21, che io mi faccio il vaccino al mercoledì prossimo, oggi non si cosa, tu stanno dicendo tutti, ce l'andiamo da Naomi, ti scriviamo e ci mettiamo d'accordo. Guarda, questa è una cosa che accetto, ma magari a mia veramente fare, no? Prima a me e poi a me, scelto. Avanti, ma Naomi, non ti rimangiare la parola, se no ti chiamo Noemi, scelto. Avanti. Naomi mi fa un sbiancamento dei renti, scelto, con brillantino, avanti, scelto. Non siete la normalità. E sarai tu la normalità, candida. Testo cacchio. Cacchio, ho detto. Amore, perché ci rompono le balle. Non c'è... E le offendo come le offendo. Le offendo a me dicendo non sono la normalità. Saranno malato testa, scelto.
Per sì e per no, mio marito si chiama Fabrizio. Sai com'è? Meglio avvisare. Scelto, hai fatto bene. Hai fatto bene. Perché io lo chiamavo Roberto, Andrea, Giovanni. Scelto. Fabrizio, va bene, non c'è stanco vedere patate, pesche e gelato. Scelto, e qua non lo capiscono. Scelto, pure a te. Ah, Landi, scelto. Fai bello sbiancamento a mia, scelto. Non si vada da c'è, ragazzi, ma io dopo un giorno di lavoro, oggi ho venduto alla pescheria non so quanto pisci, poi me ne sono andato a vendere patate, poi nel frattempo mi hanno ordinato le brioche col tuppo, che voleva mandorla, voleva pistacchio, ora quello mi ha aggiunto il pomodoro, cioè secondo voi io come arrivo a quest'ora? Ma un poco sfasato, in più oggi ho dato il meglio di me, scelto. In più c'ho il pensiero che domani mi devo fare la seconda dose del vaccino e posso avere la febbre tra venerdì e sabato, che a venerdì mi avete attaccato i capelli e sabato c'è il compleanno suo. Ditemi voi come stareste al posto mio. Scelto. Ti spiegatemelo ora. Buonanotte, Katia. Poi al signor Italiano. Scelto. Ti mando la ricetta della mozzarella in carrozza. Va bene, mandala. No, ma io non li confondo mai i nomi. Allora, il caso delle mozzarelle è stato un'omonimia, un caso di omonimia. Perché ho convinto che era moglie di Buccarella. Poi in realtà si chiama anche Maddalena, vabbè. Naomi e Noemi è questione di vocali. Scelto, non è che ho sbagliato cose pesanti. No, vocali, scelto. Naomi, un bello che ha da bannare il messaggio Instagram, l'ho letto io. Ida si presentava, scelto, ciao, sono Naomi, scelto. L'ho visto anche nel profilo, ho scritto Naomi, arrivo qua, c'è Noemi, scelto. Ora te la posso mandare, no qua. Giusy Cipullo, Maddalena, no qua. Mandamelo su Instagram, perché qua si perde, non mi rimane, capito? Mandamela su Instagram, ci fai una festa a sorpresa annunciata a mando, scelto. Ce fa, Zaccaria, ce la faccio, scelto. Sei invitato anche tu, se vuoi venire, scelto. Non se io ti amo, ma oggi proprio. Però mi priai, basta che vi siano piaciute le mozzarelle. Ok, non c'è il diamante allo stato grezzo, è preziosissimo, era un complimento. No, lo so, scelto che era un complimento, però dimmi lo stato grezzo a mia, scelto. Meno male che ora c'è Noemi, come via brillanti, vero, scelto. Peccato siamo lontani, perché scelto che vuol dire? Scelto significa certo, nel nostro dialetto catanese. Ciao Nunzio, occhio, che mi stanno scrivendo? Ciao Nunzio, occhio, perché Candida Pittoritto è una disturbatrice, ti blocco, ok. Chi è Candida Pittoritto? Ah, Candida Pittoritto, quella che mi ha detto che non siamo la normalità, già bloccai, scelto. Già avevo capito che non era, grazie Luigina, già avevo capito che non era una normale lei. Quindi già l'ho bloccato, tranquilla. Va bene ragazzi, mi sa che stasera l'ho fatto e gaffa abbastanza. Non so, poco fa il conte mi ha detto che gli piace il Santero. A te cosa posso mandare, cosa bevi? A me? Io non vivo un handy, cuore. Che mi puoi mandare a me? Non bevo, io sono astemio. Ma com'è finita la cena preparata da te? Buona, scelto, bella carne, scelto. Ma poi la signora sulla spiaggia tornò a riprendersi i panini. E chi l'ha vista la signora? Ce ne siamo andati prima? Ora non ci possiamo andare questa settimana per me perché ho il vaccino domani. La prossima per lui, dal 21, quando ce ne andiamo da Naomi, Noemi, poi brillantino e sbiancamento, andremo dalla signora magari, scelto. Quindi non lo so che succederà. Faccio fatica a capire che lavoro svolgi giornalmente. Chi lo dice? Anch'io faccio fatica a capire il mio stesso lavoro, certo, perché mi dicono che vengono pisci, cipolle, patate, pomodori, o che mi rissono, granite, gelati, quindi anch'io faccio fatica a capire il mio lavoro, mi sono divertita molto. Ditelo che vi faccio sorridere, ditelo che vi faccio divertire, ditelo, certo, senza di me cosa fareste voi? Cosa fareste senza di me il conte? Ciao Nicole Banni. Domani lo fai un video per farci sapere come stai? Certo, domani vi aggiorno, certo. Grazie Daniela. Avevate detto di essere rappresentanti di beni di nicchia, sì. Sì, Gilli. Anche.
La mattina senza tuo buongiorno non è buongiorno. Infatti, ci ho visto stamattina da signora Camitaliao. Cioè, signora, senza di me la mattina, come iniziano la giornata questi nostri amici, follower, seguaci che ci seguono? Come iniziano? Non vanno a iniziare, quindi aspetto una mia, scelto che io avesse reci, c'è un buongiorno. A che ora fa il vaccino? Alle 3, alle 15. Cosa mi sono persa? Giussi 23, Giussi, stavamo parlando di te, stasera parliamo di tutte le Giussi. Sei la moglie di Giovanni Buccarella anche tu, scelto. Stasera tutte le Giussi di TikTok sono in questa live, scelto. Allora sceglierò qualcosa io per te, degli orecchini per tua sorella, vi ho amati attraverso i video. Va bene, Salvador, grazie. Nunzio, se tu sapessi quanto la vita mi ha fatto male, mi faresti un sorriso. Ma guarda, io ti sorrido lo stesso e ti mando un bacio. Bella, Gilli nostra. Ma non ti scordare che ti studio sempre. Sei sempre sotto il mio mirino. Scelto. Ma ti mando lo stesso un bacio. Ti sei persa la live, Paola? Questa live, comunque, vi ricordo che questa live, a parte i problemi tecnici che abbiamo avuto, sono subito corso, io scelto. Questa live sarà interamente riprodotta, ma soprattutto nella parte Giovanni, Giussi, Mozzarelli, Naomi, Maddalena, Noemi, sarà interamente riprodotta sul nostro canale YouTube. Quindi per chi ancora non ci seguisse su YouTube, per chi ancora non si è iscritto al nostro canale YouTube, correte su YouTube, mettete hashtag i morti di fame nella ricerca tutto unito, vi appare il canale, vi iscrivete e io stasera, se TikTok me lo permetto, domani mattina pubblicherò interamente questa live che intitolerò Giovanni Buccarella e le sue mogli. Scelto. Questo sarà il titolo di questa live. Scelto. Su YouTube. Amo, sei tornato, puoi salutare. Mi pare magari ora. Scelto. Bocca al lupo per domani, grazie. Amò, intitolerò questa live su YouTube Giovanni Buccarella e le sue mogli, come c'era Caterina e le sue figlie. Se va bene, stessa cosa. Caterina e le sue figlie. Giovanni e le sue mogli con le mozzarelle. Va bene. Allora ragazzi, anche queste 2 ore di sorrisi, di risate, di gaff fatte da questo signore, va bene, perdonatelo, purtroppo a volte non è lui, ma è più le volte che non è lui che quando è lui, però è sempre lui, va bene. Ragazzi, una buona serata a tutti, grazie sempre per la vostra presenza. Saluto sempre i medici, gli infermieri, i paramedici, mi raccomando, le distanze, non facciamo assembramenti, le mascherine, non è passato tutto, il virus è sempre lì dietro l'angolo, quindi anche quando vogliamo siamo presi da un forte entusiasmo come quello che è stato la partita, si poteva festeggiare dopo la partita a casa, se si è vista con amici, vicini di casa, parenti, nei balconi, si urlava dai balconi, forse tante cose al telegiornale non si sarebbero sentite, però va bene uguale. Salutiamo gli anziani, salutiamo i ragazzi speciali, una cosa che vi dico, una preghiera per Lucia e per Maria. Vi voglio bene, grazie, grazie sempre. Ci vediamo giorno 22. Sì, lo so, il 22 luglio è Santa Maddalena. Perché ci vediamo il 22, amore? No, ci vediamo il 22, ci vediamo giovedì, scusate. Vedi che è sfasato magari. Ci vediamo giovedì, no, perché io stavo leggendo nel frattempo il 22. Ci vediamo il 22. No, nel frattempo. Cioè oggi ne abbiamo quanto? Vabbè. Stavo spiegando che nel frattempo che parlavo ho capito. Il 22, ma comunque Santa una gaffa. Ho detto il 22. Scelto. Grazie Anna, grazie Mena, grazie a tutti, anche se non vi nomino a tutti. Grazie, grazie, grazie. Non ve ne andate che vi devo dire un due parole. Un bacio grosso. Buonanotte. Allora, io mi accodo a tutti i suoi saluti. Scelto. Mi accodo a tutti i suoi saluti. Saluto le sole Marcelline che non l'ha fatto. Belle, vi amo. Vi do appuntamento alla prossima live, sperando che sto bene, perché scelto, su giovedì stavo male, scudatevi la live. Giovedì, sempre dalle 22 alle 24, se vi siete persi questa live, la vedrete interamente sul canale YouTube, seguiteci ovunque, su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Twitter, qui su TikTok, secondo profilo TikTok, i morti di fame official 2,
pregate per me domani alle 15 che farò la seconda dose Pfizer. Quindi pregate per me che non mi vengono dolori, non mi viene a frevi, scelto. Oltre che Lucia, perché sono cose più gravi, per Lucia e per Maria. Io sono cose più futili, però non si sa mai. Mettetemi in mezzo anche a me nelle preghiere, scelto. Buonanotte, a domani vi aggiorno, scelto. Domani vi aggiorno questo diamante grezzo, scelto. Buonanotte, scusate per le gaffe di stasera, scelto.